E di spioni, in particolare i politici, ma anche i personaggi pubblici, di questo parla molto la politica, di questo si parla molto davanti ai palazzi romani dove c'è Luca Sappino, ma Luca Sappino non ci parlerà soltanto di questo, anche delle elezioni che si avvicinano. Il prossimo appuntamento è quello in Abruzzo, e in Abruzzo, ombelico d'Italia, c'è Elena Testi. Che lì, tra le altre cose, oggi incontrerà Calenda, lo porterà ai nostri microfoni. Domani arrivano in Abruzzo Tajani, Salvini e Meloni. A proposito di Salvini, lo sta seguendo Nicola Campagnani, stamattina era a Genova, oggi arriva ad Alessandria. Infatti vedo Nicola Campagnani in macchina, starà andando ad Alessandria, perché lui è tutt'uno con Salvini ultimamente. Fra pochissimo cominciamo, molta politica estera anche, perché tante sono le notizie che arrivano, diciamo, dagli Stati Uniti, ma anche dalle due guerre che pure seguiamo tutti i giorni, quindi ci collegheremo con Nello Scavo, e poi torna a trovarci Rosy Bindi. Fra poco iniziamo, restate lì. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà. Alessio, buon pomeriggio. Ciao Tiziana, buon pomeriggio e buon inizio di settimana a voi che ci seguite da casa. Allora, si apre la settimana, e questa è una settimana in cui molto parleremo di elezioni, intanto perché a casa nostra si vota, ombelico d'Italia diventa l'Abruzzo, e infatti in Abruzzo stanno arrivando tutti i leader politici. Domani sarà la volta, insieme di Meloni, Salvini e Tajani. Avevamo già visto salire sul palco insieme i tre leader della maggioranza di governo in Sardegna, lì non è andata benissimo, però insomma lo rivedremo domani. E nel frattempo appunto i leader stanno battendo l'Italia, in particolare Salvini, lo seguiremo con Nicola Campagnani, stamattina era a Genova, adesso si sta spostando ad Alessandria. Giorgia Meloni invece è di rientro dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'hanno definita la cocca di Biden, Salvini non ha perso l'occasione invece per fare gli auguri a Trump. Insomma, il clima è questo, ma negli Stati Uniti questa è una settimana importante, perché domani c'è un appuntamento di rilievo. Si vota in 16 stati per le primarie, dunque un martedì davvero interessante da seguire, perché si capirà se effettivamente sono Trump e Biden le due figure che si andranno a scontrare, che si confronteranno per la presidenza degli Stati Uniti d'America. E poi ancora elezioni, quelle europee, perché tutto quello che vediamo in Italia ci porta alle elezioni europee. E poi ancora molte notizie che ci riguardano, perché ci sono le elezioni in Russia, avete presente Putin, avete presente la guerra in Ucraina, bene, nel frattempo ci saranno anche le elezioni in Russia. E a proposito di Ucraina, ci collegheremo con Nello Scavo per capire cosa sta succedendo lì, così come cercheremo di fare il punto su quello che accade in Medio Oriente e quello che accade nel Mar Rosso. Insomma, avete chiaro che è una giornata densa di notizie. Saluto Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale, ben trovata Agnese. Grazie, buon pomeriggio. E saluto Fiorenza Sarzanini, firma del Corriere della Sera. Sono molto contenta perché Fiorenza la vediamo poco, e quindi inauguriamo, diciamo, una nuova stagione. Ben trovata Fiorenza. Ciao, grazie. Alessio, da dove partiamo? Allora, Tiziana, le immagini che stanno camminando sui siti di informazioni, da Genova questa mattina, i cortei che ci sono stati per salutare in maniera diversamente positiva l'arrivo di Matteo Salvini, ministro dei trasporti, e di Matteo Piantedosi, ministro dell'interno, che hanno commentato non soltanto quell'iniziativa, era l'inaugurazione di un tunnel, ma anche gli eventi della politica nazionale, a partire dai dossieraggi. E abbiamo del materiale? Abbiamo del materiale che ha girato Nicola. Vediamo. Questo è l'esempio dello Stato in ogni sua ramificazione che collabora e funziona. In ore in cui escono vergognose ricostruzioni che darebbero pezzi di Stato invece che lavorano contro altri pezzi di Stato, ascoltando, origliando, sbirciando, spiando, dossierando, anche qualcuno che è seduto qua, una vergogna di stampo sovietico.
Chiediamo i vanno polizia! E questa la loro democrazia! Allora, due questioni, no? Quella degli spioni, la chiamerò così per semplicità, dei dossier di cui tanto si sta parlando, e dall'altra parte le contestazioni che ancora hanno a che vedere con gli scontri, le manganellate, eccetera, eccetera. Intanto Nicola Campagnani sta seguendo Salvini. Nicola, dove sei esattamente? In automobile. Si sta spostando, Nicola. Sì, in questo momento siamo in auto all'inseguimento di Salvini perché ci stiamo spostando da Genova ad Alessandria. A Genova stamattina c'è stato quello che avete visto in questa clip, delle contestazioni, devo dire, di poche decine di ragazzi, e però con un dispiegamento di forza dell'ordine davvero notevole. Loro non sono riusciti neanche a vedere da lontano Salvini perché sono stati bloccati in una piazza. Salvini che comunque aveva un po' lanciato lui stesso queste contestazioni prima ancora di arrivare a Genova, dicendo non temiamo chi vuole spaventarci, riprendendo la locandina dell'annuncio di queste manifestazioni. Ma adesso noi andiamo ad Alessandria, dove Salvini si sta recando in una scuola di allievi della Polizia di Stato. È anche curioso che ci vada da Ministro dei Trasporti, ma probabilmente anche da Vicepresidente del Consiglio, e con lui, a quanto apprendiamo, non ci sarà Piantedosi, che pure invece era con lui fino a poco fa. Salvini, parlando di questo tunnel subportuale a Genova, ha citato però anche diverse questioni nazionali. Avete sentito nella clip la questione, sì, del dossieraggio, ma è tornato legate appunto ai dossier sul terzo mandato. Aspetta, che sulla questione dossieraggio voglio tornare, perché c'è una nota della Lega. Alessio, mi aiuti? Sì, che è stata diffusa poco fa. Nessuno pensi di insabbiare il prima possibile lo scandalo spioni, che ogni giorno si arricchisce di notizie inquietanti tra pezzi di Guardia di Finanza, magistratura e media di sinistra. Chi sono i mandanti? A chi ha giovato questo spionaggio illegale di stampo sovietico? La Lega è pronta a denunciare e a chiedere risarcimento danni a tutti i livelli, nessuno escluso. E qui, Fiorenza, mi devi aiutare, davvero la tua esperienza c'è molto utile, perché io non so di cosa stiamo parlando esattamente, di un vero e proprio dossieraggio, e a vantaggio di chi, si è capito? Cioè il mandante. Questo è il problema. No, e forse non c'è un solo mandante, noi stiamo parlando di un ufficiale che è vero che è della Guardia di Finanza, ma in realtà era stato distaccato alla Procura Nazionale Antimafia. Non faceva di fatto più parte della Guardia di Finanza, e effettivamente sì, ha raccolto circa 8.000 schede, o comunque ha fatto più di 8.000 interrogazioni alla banca dati su tutti i nomi dell'imprenditoria, della politica. Il mandante no, non lo sappiamo, anche perché probabilmente non c'è un solo mandante. Evidentemente un po' questo impiegato della Direzione Nazionale Antimafia si muoveva sui suoi canali. In qualche caso, 4 per ora sono quelli contestati, lo ha fatto per il vice procuratore antimafia, che adesso è indagato per questo, l'ex procuratore generale Laudati, che appunto aveva chiesto delle informazioni, sì, però su persone, non su politici, ma più persone che evidentemente riguardavano il proprio privato, delle sue questioni personali. E poi c'è tutta quella parte che riguarda gli imprenditori, quindi bisogna capire. Perché ricordiamolo che gli spiati, li chiamo così, sono per lo più politici, e nella maggior parte politici del centrodestra, e poi però anche personaggi pubblici, alcuni volti dello spettacolo, sì, ma anche Fedez, imprenditori, allenatori, sì, il presidente della FIGC Gravina, ci sono i vertici della Juventus. Diciamo che era una ricerca che definirei random. La cosa inquietante è che queste ricerche poi si venivano attivate in momenti chiave, quindi per esempio quando c'erano le elezioni, piuttosto che quando, sì, c'era la formazione del governo, quindi come se fossero appunto orientate da qualcuno che chiedeva informazioni.
Si è detto anche che ci sono dei giornalisti indagati, si sta molto parlando sarebbero di questo. Sarebbero 3 giornalisti del quotidiano Domani, no? Sì, io vorrei dire che, adesso poi vedremo quello che succederà, però vorrei dire ben chiaro, i giornalisti quando hanno una fonte, questa fonte è una fonte attendibile, che dà notizie vere, non hanno, diciamo, l'onere di verificare come la notizia è stata presa. Se la notizia è vera, se non è, diciamo, frutto di un illecito, almeno apparentemente, quindi è un documento in qualche modo vero perché è una segnalazione di operazione sospetta, come erano in questi casi, e allora non si può addebitare al giornalista. E scusa, mi ricordi, Fiorenza, hai detto quanti accessi ha fatto questo esponente della Guardia di Finanza, no? Credo. Più di 8.000. Ecco, una delle cose che mi colpiscono, e chiedo anche... Poi, appunto, sì, diverso, no, scusa, perché su questo si fa molta polemica, diverso è quando il giornalista sa che il documento ha una provenienza, chiaro, illecita. Però qui si apre un altro capitolo che non è questo. Agnese, la cosa che ci colpisce, adesso poi fa bene Fiorenza a ricordarci la differenza delle posizioni, no? E quella che è la posizione dei giornalisti, ma... Una delle cose che certamente colpiscono in questa vicenda è che, siccome il numero degli accessi è elevatissimo, diciamo, viene in mente la facilità con cui questa persona accedeva a documenti che fino a prova contraria erano estremamente riservati, no? Beh, più che la facilità, la faciloneria, appunto, non c'era nessun limite anche etico, oltre a quelli normativi e penali rispetto all'accesso agli atti, che aveva raggiunto una dimensione di sistema. Ha ragione Fiorenza, quello che è più inquietante anche da un certo punto di vista in questa storia è proprio la dimensione sistematica, non soltanto dell'accesso agli atti, ma di un modus operandi. Cioè, che succedeva, da quello che abbiamo ricostruito finora, che in concomitanza con situazioni o eventi o fatti di cronaca particolari venivano fatte ricerche senza, appunto, nessun tipo di filtro, senza nessun tipo di limite, su chiunque, o i politici, ma appunto gli sportivi, perfino dei religiosi, dei frati, e sempre appunto in concomitanza con degli avvenimenti di cronaca precisi, degli appuntamenti di rilievo. La necessità, appunto, di fare una ricerca, ma totalmente arbitraria, su dati estremamente sensibili, come sappiamo, no? Che quindi in questo senso arriviamo poi a parlare di dossieraggio sistematico. Quindi c'è un discorso penale, un discorso anche etico, se vogliamo, rispetto al fatto che, appunto, poi chi riveste determinati ruoli nelle forze dell'ordine e in magistratura ha la possibilità di avere accesso a queste banche dati. Ma per l'appunto sono intanto materiale estremamente sensibile, estremamente riservato, che non andrebbe divulgato, a maggior ragione se questo viene fatto con uno scopo preciso, che era quello di raccogliere informazioni potenzialmente notiziabili, ma senza sapere se la notizia c'era o meno. Cioè, non si partiva dal presupposto che sicuramente si andava a cercare una notizia. No, sembra quasi una pesca a strascico, però ribadisco, la questione è che tu puoi accedere così facilmente a dati estremamente sensibili, e questo francamente colpisce, indipendentemente dall'uso che poi ne vorrai fare e che ancora non abbiamo capito quale dovesse essere. Certo. Alessio. La Tiziana, Giorgia Meloni è rientrata in Italia dopo i viaggi negli Stati Uniti d'America e in Canada, lavora a Palazzo Chigi, e continua però l'eco delle sue parole sui cortei che ci sono stati. Ah, che ci riporta anche le parole giorni. Di Salvini, perché Salvini, sì, stava su due piedi. Esatto, no? Le parole di Mattarella, il famoso tweet, la famosa nota del capo dello Stato sui fatti di Pisa. Sentiamo Giorgia Meloni. Ho trovato, e questa è la grande differenza che esiste tra il presidente Mattarella e molti altri politici, e cioè che quando, ad esempio, qualche giorno fa dei poliziotti sono stati circondati da 50 esponenti dei centri sociali che tentavano di liberare un immigrato irregolare che doveva essere rimpatriato, il presidente Mattarella ha alzato il telefono e ha espresso la solidarietà a quegli agenti, cosa che non ho visto fare da molti altri rappresentanti istituzionali, perché le segnalo che è un'istituzione anche il Parlamento, e quindi anche i parlamentari sono una istituzione. Quindi con chi ce l'aveva Giorgia Meloni? Con la sinistra, con quella sinistra che è bravissima sempre a criticare quando le cose vanno male, ma non è mai capace di esprimere la solidarietà alle forze dell'ordine.
Quindi Fiorenza, per dirlo chiaro e tondo, se avevamo pensato che ce l'avesse con Mattarella, avevamo capito male noi. E forse anche Mattarella. Mattarella. Sì, è possibile perché che abbia capito che male il giorno anche dopo Mattarella non era proprio convinto che tra le istituzioni non ci fosse anche lui. E però a questo punto ricucitura è fatta? Ma penso di sì, o comunque se anche non è fatta bisogna dire che è fatta, non credo che con il clima che c'è abbiamo bisogno anche di uno scontro istituzionale tra Palazzo Chigi e il Quirinale. La cosa è rientrata, si è notato, diciamo, questa sgrammaticatura, se così la vogliamo chiamare, aspettiamo il prossimo evento. Sì, no, ci sono voluti, Agnese, più o meno 14 giorni, no? Dalle botte, dalle manganellate a Pisa fino alle parole queste di Giorgio Meloni sono esattamente 2 settimane. Ci è voluto un attimo, ma alla fine tutto è stato chiarito. Beh, è una modalità che però abbiamo già visto, è messa in atto. Cioè, non si arriva mai a uno scontro plateale tra Chigi e Quirinale, scontri che in passato ci sono stati, no, negli anni del primo berlusconismo soprattutto, ma senza arrivare allo scontro diretto, però succedono spesso questi momenti di tensione o di frizione, mai diretti, indiretti, ma molto chiari a tutti noi quantomeno, che poi vengono ricomposti in una maniera altrettanto indiretta, intanto lasciando passare appunto un numero sufficiente di giorni per far sì che tutti noi abbiamo potuto dire e commentare che c'era uno scontro aperto tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, quindi qualcosa che poi di fatto è stato acclarato e ben commentato. A distanza di tempo congruo per far passare questo messaggio, poi si fa una piccola marcia indietro, sempre appunto su un filo del mi avete capito male, sono stata interpretata male, non volevo dire esattamente questo, mi riferivo a qualcun altro, però poi in realtà il messaggio l'abbiamo mandato abbastanza. E comunque abbastanza era colpa della sinistra, io metterei anche questa chiosa perché ci sta sempre bene. Alessio? Tiziana, Giorgia Meloni è tornata dagli Stati Uniti, non si trova più in viaggio, però a Palazzo Chigi questa mattina sembra, dalle agenzie almeno, non abbia presieduto però lei il Consiglio dei Ministri, l'ha preceduto Luca Sappino, la ministra tutto Roccella. Sa, Luca Sappino sa tutto, intanto deve andare in Abruzzo, me lo confermi Luca? Sì, deve andare in Abruzzo, diciamo i tempi coincidono perché domani passerà la giornata in Abruzzo. Non era al Consiglio dei Ministri, è vero, è stato presieduto dalla Ministra Roccella perché non c'era neanche uno dei 2 vicepresidenti del Consiglio, cioè Tajani e Salvini, quindi è toccato a Roccella. Giorgia Meloni va domani in Abruzzo, c'è il comizio di chiusura dei leader di centrodestra a Pescara in serata. Prima però Meloni farà anche un evento a Teramo organizzato dalla Confcommercio, in orario Tagadà, pomeriggio immagino, se non altro in Abruzzo, alle 16, sì, in orario Tagadà ovviamente. Ti segnalo che però in Abruzzo sono tutti i ministri del governo, anche Urso, che sta infatti dichiarando su quello che inevitabilmente diventerà un tema dell'ultima settimana elettorale, cioè il dossieraggio. Questi dossier, Urso è tra quelli che si sono visti, diciamo, oggetto di queste incursioni nei database, e ha detto che valuterà nelle prossime ore se anche lui chiedere di essere audito al Copasir, come ha fatto il magistrato Cantone e Melillo. Allora, noi abbiamo giocato d'anticipo, Elena Testi è già in Abruzzo da qualche giorno, apritemi Elena Testi. Elena, l'ombelico d'Italia, eccoci, direi. Tiziana. Esattamente, e io quest'oggi mi trovo ad Avezzano, ad Avezzano, dove stanno arrivando i vari leader politici. Oggi in particolar modo ci sono in Abruzzo Carlo Calenda e il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, oltretutto i 2 differenti amici dentro la larga coalizione che appoggia, ricordo, Luciano D'Amico per il centrosinistra, che si scontra con l'uscente Marco Marsilio, che viene invece appoggiato dal centrodestra. Noi stiamo cercando di intercettare Carlo Calenda, che porteremo dopo
dopo ai nostri microfoni. Si sta alzando sempre di più in questi giorni la tensione qui in Abruzzo, perché la vedono sempre più contendibile, cioè tutti credono che ci possa essere anche qui in questa terra un effetto Sardegna, che preoccupa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perché non solo ha un legame molto stretto con Marsilio, ricordo che nel 2022 è stata eletta proprio in questa terra la Presidente del Consiglio, nonché è una delle prime regioni in cui Fratelli d'Italia ha vinto, ed è uno dei motivi per cui il partito sta facendo continue riunioni e questo voto diventa sempre più non regionale ma con una valenza nazionale. Adesso in effetti, Fiorenza, mi appello alla tua esperienza e alla tua memoria, no? Cioè, adesso, con tutto il rispetto per l'Abruzzo, ma è diventato veramente una partita formidabilmente rilevante. Cioè, anche la Sardegna, cioè, grande, era il nostro certo, aio, certo, no? Prima ancora la Sardegna, ma dopo la Sardegna l'Abruzzo moltissimo. Perché sai, finché è un inciampo la Sardegna è un conto, se diventa anche l'Abruzzo. Ma è proprio questo il motivo, esatto. Mi pare che tu abbia centrato perfettamente il problema. Se la Sardegna è stato un inciampo, bisogna vedere cosa succede in Abruzzo. Se l'Abruzzo è un inciampo, e allora comincia a esserci un problema, perché poi questo è il vero nodo di queste elezioni regionali. Loro vanno tutti insieme, fanno i comizi, siamo amici, siamo... In realtà poi abbiamo visto che ci sono delle divergenze all'interno di questa maggioranza, che credo anche gli elettori stiano in qualche modo avvertendo. E quindi questo diventa un test, perché poi ci sono le regioni, ma tra poco ci sono anche le europee. Certo. E lì queste divisioni probabilmente saranno molto molto più evidenti. Quindi io credo che questi test servano agli elettori, servano soprattutto a loro. E se è chiaro che se l'Abruzzo, che è il secondo candidato di Giorgia Meloni, dovesse andare male, si aprirebbe un problema serio dentro la maggioranza, perché a quel punto i due candidati di Fratelli d'Italia sarebbero stati tutti e due sconfitti. Sì, e tra l'altro mentre in Sardegna, diciamo, avevamo assistito al cambio in corsa, quindi potevi attribuire a quello, no? Cioè al fatto che fino ad un certo punto era Solinas, poi è diventato Truzzu, potevi attribuire a quello e puoi attribuire a quello, ci hanno provato almeno gli esponenti del centrodestra a dire lì c'è stato un errore, non siamo stati chiari con gli elettori, eccetera. Marsilio è candidato uscente, è un candidato, diciamo, molto legato a Giorgia Meloni, cioè se non vincesse in Abruzzo Giorgia Meloni avrebbe oggettivamente qualcosa da spiegare, o comunque dovrebbe fare i conti con un allarme che diventa più forte, mettiamola così. Dopodiché, Agnese Pini, ti chiedo, questo è quello che succederebbe nel centrodestra ove mai andasse male. Dall'altra parte c'è il campo non largo, larghissimo, che ne dica Conte, dice un campo larghissimo, e dovesse andare male per il centrosinistra, è grave, tutto sommato è poco grave? Conte dice il campo giusto, no, pensavo mi chiedessi cosa succederà in Basilicata, perché il prossimo step certo. Penso che ce lo poi andremo a vedere, intanto le seguiamo tutte. No, allora, intanto diciamo una cosa, ovviamente questo test regionale è un altro test nazionale, tanto per il centrodestra quanto per il centrosinistra. Per il centrosinistra ancora di più, perché cosa è successo in Sardegna? Primo dato clamoroso del posto voto in Sardegna, Calenda che dice non si può non dialogare con Conte, no? È clamoroso, è abbastanza storico, perché così chiaro non l'aveva mai detto. Poi certo. In Abruzzo, e poi dice però per le regionali, attenzione, solo per le regionali. Per ora sono per la regionale. In Abruzzo, guarda caso, appunto, il tentativo di accordo si era già fatto e quindi è la prima volta in cui noi vediamo, no, il laboratorio del campo larghissimo messo alla prova dell'urna con la consapevolezza dei leader. C'era già successo, in realtà più o meno piccole, che ci fossero dei tentativi di campo allargato, ma proprio perché la realtà era piccola, proprio perché si diceva sempre con un po' di pudore, soprattutto dalle parti del centro, i leader non ci avevano mai messo la faccia in maniera così chiara. Qui il discrimine e la novità vera è che invece sono tutti lì, tutti pronti a vedere come andrà e eventualmente prendersi anche i meriti di una possibile, ecco il punto davvero clamorosa per tutto quello che avete detto poco fa, vittoria. Quindi, se il campo largo fa doppietta, stavolta anche mettendo dentro il terzo polo, diciamo che
questo che oggi chiamiamo ancora esperimento diventa inevitabilmente il laboratorio politico che traghetta le prossime politiche, cioè nel senso che poi allora usciamo anche dal campo delle amministrative, perché la legge, i limiti della legge elettorale si vedono, no, poi anche sulle politiche, quindi quello a cui abbiamo assistito nel 2000, archiviamo il 2022 se vincono anche la Bruna. Archiviamo il pasticcio di Letta, poi non fu solo colpa di Letta. Diversamente, tu dici, si ricomincia da diversamente, capo. Diversamente, guarda, credo che in realtà proprio ormai abortire il progetto di Campolargo non possa più. I tempi sono maturi, cioè la legge elettorale, se resta così, non ti lascia alternative. E tutti questi protagonismi dei vari leader si stanno un po' facendo i conti con questo sì, aspetto. Poi si però tratta di capire chi è il capo, perché la sensazione è che il Campolargo sarebbe anche concepito e concepibile per tutte e due, penso al PD e al Movimento 5 Stelle, ma il punto è chi guida il Campolargo, temo che questa sia la questione. Allora, voglio alzare un attimo lo sguardo, Ale, dove mi porti? No, in realtà siamo in Abruzzo, Tiziana, no, però vabbè, perché, si parla di elezioni però americane. Alla vigilia del Super Tuesday, anche perché al ministro dell'economia Giorgetti, a Giulianova, è stato chiesto conto dell'appoggio che Matteo Salvini ha riservato a Donald Trump negli stessi minuti in cui la trampiana, tra virgolette, Fox News definiva Giorgia Meloni cocca di Joe Biden, del presidente democratico Biden. Salvini elogia Trump, pensiamo al voto in Abruzzo, siamo concentrati sul voto in Abruzzo, come dire. No? Questo chi era? Giorgetti. Scusami, che ricordami quale partito? Lega, ministro dell'economia. Ah, vedi, strano. No, mi fate vedere la foto di Giorgia Meloni e di Biden, che è bellissima, il bacio sulla testa, fatemela vedere. Fiorenza, tu guardi questa foto e cosa pensi? Te lo chiedo perché secondo me Salvini ha guardato questa foto e gli è scoppiato dentro un grande affetto per Trump. Non ha potuto fare sì, a meno. Devo di dire una cosa, però, per chiarezza e per caso, questa foto devo dire che se si vede tutta la sequenza e anche il video mostra anche molto imbarazzo da parte di Giorgia Meloni. Vero, vero. Che non se fatto, lo aspettava. Hai fatto bene a ricordarlo, vero? E che come vedete anche in questa foto si capisce che è molto imbarazzata e si è sottratta. Questo bisogna dirlo. Dopodiché, ma lo sappiamo bene, Salvini ha sempre tifato per Trump, quindi è evidente che di fronte a una vicinanza, al di là della foto che è stata espressa in questi due giorni durante la visita appunto di Meloni negli Stati Uniti, Salvini abbia voluto marcare la sua posizione, che è totalmente diversa. Però ripeto, la foto secondo me è anche un po' una cosa che è servita a Biden per... Per carità, e fai bene a ricordarci l'imbarazzo di Giorgio Meloni, però appunto Salvini non è parso vero, diciamo, cioè, esatto, è sempre lì pronto, tant'è vero che a proposito di spingere in una certa direzione, ti chiedo Agnese, il momento palla di vetro, però una palla di vetro facile, il generale Vannacci alla fine lo candida Salvini? Dimmi sì o no e motivazione. Secondo me sì, perché a questo punto ha il curriculum perfetto, cioè uno pure è sospeso, cioè ha tutto quello che deve avere per essere candidato per una serie di inchieste, cioè dici ce l'ha proprio tutte. Ha tutto, è perfetto, è il candidato perfetto, per cui credo di sì. Grazie a Agnese Pini, grazie a Fiorenza Sarzanini, grazie davvero per essere state con noi. Alessio, i siti come aprono? Tiziana, metto insieme queste due notizie di Corriere.it: razzo dal Libano su Israele, un morto e 8 feriti, e poi la vicenda che riguarda il cancelliere tedesco Scholz con le dichiarazioni dei suoi generali della cancelleria tedesca riportate da Russia Today. Mosca vuole la guerra. Sì, esatto, Mosca vuole la guerra. Tutto questo ci fa chiedere ai nostri telespettatori e telespettatrici sulla pagina Instagram Marita Gadà: siete favorevoli o no a un esercito europeo? Potete già votare, eccolo qui sulla nostra pagina, più tardi vi daremo il risultato e l'approfondimento. Ci fermiamo per qualche minuto e torniamo con Tagadà per qualche minuto. Eccoci qua di nuovo in studio, ci hanno raggiunto Claudio Cerasa, direttore del Foglio, bentornato Claudio. Grazie, buon pomeriggio. Matteo Orfini, Partito Democratico, bentornato a Tagadà. In collegamento Francesco Maria Del Vigo, il giornale, ben trovato Francesco.
Grazie, buon pomeriggio. Sento la voce, non vedo il viso, ma già sentire le voci è una cosa buona in alcune dipende. In alcune circostanze. Fatemi vedere i nostri collegamenti. Elena Testi, che è in Abruzzo, l'Abruzzo in questo momento centro del mondo perché le elezioni ci saranno domenica e lì si sposta tutta la politica. Intanto Elena, fra poco arrivo da te. Vedo anche Francesco Maria Del Vigo, l'ho intravisto, me lo fanno vedere e poi me lo tolgo. Oh, non è solo Eccomi, una voce, non è solo una voce. Grazie per l'invito. Poi dicevo, ben trovato Francesco, poi dicevo collegamenti ancora. Nicola Campagnani che sta andando ad Alessandria, non so se è arrivato. Sì, è arrivato, è fuori dall'automobile, prima l'avevamo visto in automobile. Perché ad Alessandria sta arrivando Salvini, mi confermi Nicola? Sì, ti confermo, Salvini sta arrivando qui alla scuola allievi di polizia di Alessandria. Il lancio del microfono? No, è stupendo tutto ciò. Prego Nicola, dimmi. Sì, sta arrivando qui alla scuola allievi di polizia di Alessandria Matteo Salvini per parlare del progetto del retroporto, quindi sempre tema infrastrutture. Torniamo anche da te, apritemi, fatemi vedere Luca Sappino, devi smettere di ridere, Alessio sente solo te che ridi, non va bene, che monitora i palazzi della politica, ma non farò la cosa di chiederti qualcosa, fai vedere Luca, hai il microfono? Ride pure lui. Tutto a posto, puoi parlare, perfetto. Sto sulla giacca. Allora, intanto l'Abruzzo e poi torniamo da Elena Cerasa. Di che stiamo parlando? Quanto è importante l'Abruzzo? Beh, psicologicamente... Da 1 a 10, quanto è importante? Direi 7. In questa solo fase... Solo 7? Avrei detto... Beh, adesso non esageriamo. Voglio dire, ci sono tanti appuntamenti da qui alla fine dell'anno, occasioni in cui si misurerà se Meloni e il centrodestra hanno perso davvero il consenso e se l'onda... si è già esaurita oppure no, perché in Abruzzo si misurano due cose, si misura la capacità del centrosinistra tutto unito di dimostrare di essere un'alternativa, okay, e quindi di incalzare il centrodestra su più fronti e, invece per e la il capacità governo... del centrodestra di essere ancora in buon rapporto con l'elettorato, perché la Sardegna si partirà già da una situazione più complicata per il centrodestra, invece l'Abruzzo è una terra che anche alle politiche ha premiato molto il centrodestra, quindi sarebbe doppiamente clamoroso se dovesse perdere in questa occasione. Con un candidato che è un candidato forte per Giorgia Meloni, no? C'è un rapporto molto identitario, è un candidato Presidente che rappresenta la storia di Fratelli d'Italia, la fondazione, certo. Colle Oppio, Atreiu, e quindi significa molto, inevitabilmente significa molto. E Francesco Maria Del Vigo, arrivo ad Orfini, Francesco Maria Del Vigo, chiedo... Eccomi. Domani saranno sul palco Meloni, Salvini, Tajani. Lo abbiamo già visto in Sardegna. Uno dice... No. Cioè, non come sono no? Scaramantici, no, non sono scaramantici, tutti e non tre sono sul palco scaramantici, insieme. Non credo che siano scaramantici. Io sono d'accordo in parte con quello di Giuva Cerasa. Addirittura abbasserei un pochettino il rating da 7 a 6, nel senso che allora, secondo me, in assoluto per il governo l'importanza è piuttosto bassa. Per l'opposizione mi rendo conto che l'importanza psicologica è assolutamente alta. No, aspetta, perché la frase che stai dicendo mi fa pensare che invece la posta è altissima. No, io guarda, ti dico, io non ho visto, non mi è sembrato né il voto sardo, né credo che questo voto sia, come dire, il sintomo di un cambio di rotta, un cambio di direzione, un cambio di vento. Mi sembra veramente che c'è troppo presto per dirlo. È anzi quasi normale molto spesso che una coalizione che ha la maggioranza e che ha il governo possa avere qualche smottamento a livello regionale. Certo, è interessante il fatto che in Abruzzo, solo che se li somme gli smottamenti e sono quelli che ti portano all'europeo, può diventare un problema. Ecco, ma io scinderei anche questo fattore, perché secondo me non credo che, come dire, che le elezioni regionali in questo caso siano un carotaggio verso le elezioni europee. Cioè, qualcuno vuole vederci questo, ma io non credo che lo siano. Dopodiché il governo sembra piuttosto saldo. Certo, si può dire una cosa, il centrodestra probabilmente al netto di qualche candidato non perfetto, penso alla Sardegna, ha pagato anche un tasso di dialettica, che però è anche un sinonimo di litigiosità, probabilmente un po' elevato, che può non essere. Ah, tu dici l'affetto, i sentimenti di affettuosità tra Salvini e Meloni, per dire, senza fare nomi. Beh, c'è un livello, come dire, di dialettico, ideologico molto dialettico, alto, che è positivo dal punto di vista democratico. Okay. Dal punto di vista aspetta, dopo torniamo sull'aspetto dialettico, voglio sentire Orfini, perché invece per voi è la prova di questo campo larghissimo.
Beh, insomma, io sono di parte paterna abruzzese, quindi per me è importante tanto a prescindere l'Abruzzo, quindi esatto. Okay. E poi è chiaro che dopo la vittoria in Sardegna è un altro passaggio importante, era da molti in attesa la vittoria del centro-sinistra in Sardegna, non è un fatto banale perché è la prima volta da anni che strappiamo la regione al centro-destra, è chiaro che la possibilità dell'1-2 è un pochino diciamo, fa venire l'appetito, ecco, è chiaro che qui è importante. No, certo, dopodiché se io dico Calenda, lei pensa... Evviva Campolargo, evviva Calenda, evviva Conte, evviva tutti. Siamo, siamo tutti insieme in Abruzzo. Con Elena Testi, come lo potevo presentare meglio? L'abbiamo presentato. Elena, a te la prima domanda per Calenda. Intanto buon pomeriggio, leader di Azione, vabbè. Grazie. Ecco, appunto, era qua accanto a me, stavamo parlando e stavamo commentando anche noi. Io la prima domanda che farei è se oggettivamente voi pensate che ci sia un effetto Sardegna qui in Abruzzo, diciamo, presentate una coalizione che è larghissima, cioè tutti in appoggio ad Amico, che insomma se la batterà con Marsilio, candidato uscente del centrodestra. Ma guardi, io penso di sì, perché c'è un fatto, che questo candidato è un candidato di qualità straordinaria. Nel senso che ha rilanciato l'Università di Teramo, d'Amico, ha gestito una società decotta di trasporti risanandola, è un professore di economia, un uomo colto, per bene, ma cioè, di che stiamo parlando? Cioè, qui siamo in una regione dove si spendono circa 90 milioni di euro per mandare gli abruzzesi a curarsi fuori dalla regione, nel frattempo si danno 17 milioni di euro affinché ogni consigliere regionale possa dare 400.000 euro a associazioni amiche loro, una roba folle. E allora io credo che abbia bisogno di serietà e onestà e che D'Amico sia un candidato perfetto. Io lo sostengo, Azione lo sostiene, ma con grandissima convinzione. Senta Calenda, ma è solo una partita abruzzese? Cioè, certo, io capisco, sì, le ragioni dell'Abruzzo, è una partita siamo qui abruzzese. Perché sosteniamo un candidato che ci sembra il candidato perfetto per l'Abruzzo. Dopodiché c'è in ballo anche altro oppure no? No, c'è in ballo l'Abruzzo ed è una cosa un po' anche irrispettosa per le regioni che vanno al voto il fatto di farne sempre una competizione ideologica nazionale, tra l'altro anche sbagliato. Qui io lo dico agli elettori di centrodestra, qui avete un candidato straordinariamente capace, con un programma concreto, con i numeri, non cioè vago, che non si inventa le infrastrutture. Ma è chiaro, io non è che posso fare campagna no, per l'altro, però penso che fossi un elettore. Ma avete in ballo agli elettori del centrodestra, fossi... non capivo. Certo, giusto. No, giusto. Ma io penso che gli elettori del centrodestra debbano valutare il curriculum vitae e la capacità dei candidati, se no la politica che senso ha? E penso che questa battaglia va fatta come quello che è, la battaglia per governare l'Abruzzo e scegliere la persona migliore per governare l'Abruzzo, punto. No, perché io immagino, Calenda, che tutti i ministri del governo che sono venuti, sono arrivati lì in Abruzzo, siano arrivati a dire la stessa cosa, che hanno un candidato fantastico, che è il migliore possibile per governare l'Abruzzo, e però... Ci ha colpito che siano arrivati tanti ministri, domani si chiude la campagna elettorale e di nuovo vedremo Salvini, Meloni, Tajani sul palco. Come, diciamo, a ricordarci che forse c'è anche qualche altra cosa sul piatto, no? Sul tavolo, intendo dire. Ma certo che c'è, perché è chiaro che qui questa è una regione governata, dove è stata eletta Giorgia Meloni, governato da un governatore della Meloni. E anche dimostra una cosa, secondo me, uno dei grandi problemi che abbiamo, cioè che la classe dirigente locale del centrodestra è una classe dirigente estremamente incapace, cioè è proprio che non riesce a far accadere le cose. Allora uno può essere un bravissimo leader politico, capace di prendere consensi, empatico, eccetera, ma se poi c'è una classe dirigente che non funziona, non funziona, cioè appunto alla linea, no? Senta Calenda, da questo momento in poi tutte le regionali campo larghissimo, giusto? Ho capito bene? Ma no, ma manco per niente. Mangia, io non ho capito, ma a me sembra che noi siamo. Niente, io ho l'impressione oggi che ce l'ha qui con siamo. Me. Ogni cosa mi dice non ho capito. No, io penso che noi siamo, come posso dire, in una specie di storia di fantascienza, per cui uno dice A e dicono B. Io ho spiegato, noi in Calabria sosteniamo Occhiuto. È un governatore di Forza Italia, moderato, liberale, molto capace, sta facendo termovalorizzatori e infrastrutture. Le elezioni regionali sono le elezioni regionali. Io non supporterò e non supporteremo mai candidati
parafascisti o sovranisti e non sosterremo mai candidati populisti, ma non per altro, perché governano male. Se ci sono bravi candidati, li analizziamo volta per volta e decidiamo. Ma questo è. Punto. Grazie a Carlo Calenda. Non so se c'è una domanda. Grazie. Da parte del direttore del Foglio. Ce l'hai, Claudio, una domanda al volo che poi lo liberiamo e lo stanno aspettando? È un caso oppure fa parte di una strategia di deideologizzazione delle competizioni locali il fatto che Azione si alleerà per esempio con il campo largo di una città importante come Perugia? Cioè, possiamo dire che è cambiato qualcosa nell'approccio con il centrosinistra? No, è cambiato una cosa nell'approccio in generale, cioè che candidati terzi dopo 6 elezioni, siccome nella vita si impara, candidati terzi in elezioni che sono come le regionali o uno o l'altro non funzionano, basta, per cui si sceglie la persona che meglio può gestire e governare. Ma ci sono altre città dove ci sono candidati moderati o liste civiche di centrodestra dove noi le appoggiamo perché sono capaci. E questo è l'unico ragionamento che si fa a livello amministrativo, se no continueremo ad avere regioni o comuni distrutte. Diciamo che quello che direi a un elettore indeciso è: pensate quanto deve essere bravo D'Amico per farmi stare in una coalizione dove ci sono pure 5 Stelle. Grazie a Carlo Calenda, grazie davvero per essersi collegato con noi, buon lavoro. Apritemi Nicola Campagnani e torno ovviamente dagli altri ospiti. Nicola, eccoci, che succede? Sì, Tiziana, allora qui ci troviamo ad Alessandria, c'è Salvini che è già arrivato, tra poco farà un intervento, sempre per parlare di infrastrutture, in particolare di un'infrastruttura del retroporto che riguarda sia Alessandria che Genova. A Genova, dove però eravamo stamattina a seguire le contestazioni anche che hanno riguardato sia Salvini che Piantedosi e gli schieramenti di polizia che le hanno fronteggiate. Non ci sono stati scontri però, anche se le notizie di scontri continuano, ce ne sono stati ieri a Milano, a Genova è stato tutto diciamo controllato ma con un dispiegamento notevole delle forze dell'ordine. Dopo parleremo allora anche di queste cose con Salvini, che ha annunciato un punto stampa qui alle 4. Allora, dopo ci chiedi la linea, però nel frattempo io rimetterei in fila. Diceva Nicola Campagnati, è stato stamattina a vedere cosa succedeva a Genova, ve lo faccio vedere. Salvini ha parlato anche dei dossier, così insomma mettiamo in fila le notizie di giornata. Vediamo. Dimissioni! Questo è l'esempio dello Stato in ogni sua ramificazione che collabora e funziona. In ore in cui escono vergognose ricostruzioni che darebbero pezzi di Stato invece che lavorano contro altri pezzi di Stato, ascoltando, origliando, spiacciando, spiando, dossierando, anche qualcuno che è seduto qua, una vergogna di stampo sovietico. Vediamo chi si vanno con il e questo lavoro democrazia. Allora, intanto Francesco Maria Del Vigo, ti chiedo che cos'è la storia di questi dossier? Beh, la storia di questi dossier è una brutta storia che riguarda alcune persone che sono non solo del mondo della politica, anche del mondo dello spettacolo, che sono state spiate e i cui dati sono stati fatti circolare. Sì, stiamo vedendo, non si sa ancora, alcuni dei volti di, delle persone che sono certo state spiate. Andiamo quindi da Matteo Renzi a Fedez, quindi uno spettro amplissimo. Sembra che questa persona che si occupava di questi dossieraggi, che poteva farlo in una misura in quale vale password per poter controllare i SOS, che sono appunto gli allarmi che vengono dati sui trasferimenti economici, oppure per usare il sistema Serpico, lo facesse quasi scientificamente a ridosso di tutti i fatti di cronaca più importanti. Sì. Sappiamo che ha avuto dei contatti con almeno 3 giornalisti di una testata giornalistica, non sappiamo perché l'abbia fatto, non sappiamo quale autorizzazione avesse, non sappiamo di preciso cosa sia successo. Diciamo, sarebbe interessante capire a vantaggio di chi, perché se no non... Allora,
diciamo che in Italia ci sia una collusione fra alcuni magistrati, alcuni facenti parte delle forze dell'ordine e alcuni giornalisti che tutti insieme contribuiscono in alcuni momenti per alcuni interessi principalmente politici ma a volte economici a diffondere notizie che non sono notizie di reato, sono notizie totalmente personali che dovrebbero essere secretate, non è una novità. Il fatto che non sia una novità però non deve smettere di sconvolgerci. La domanda che mi pongo io è, oggettivamente, vedendo la lista delle persone che sono state intercettate, dico intercettate tra virgolette, sì, non sì, sono intercettazioni sì. telefoniche per essere chiari, però delle persone su cui è stato fatto dossieraggio c'è metà governo della Repubblica Italiana. Questo non deve preoccupare solo chi è di centrodestra, deve preoccupare innanzitutto i cittadini della Repubblica Italiana. Detto questo, quindi c'è metà destra che sta adesso, no, ovviamente vediamo Ronaldo e sembra che io sia matto, ma non è così, ci sono veramente oltre a Crocetto molti altri ministri. Detto questo, mi stupisce un po' il silenzio di quasi tutta la sinistra. Adesso sentiamo Orsini subito. E mi sembra subito. Che ci sia un dossieraggio nei confronti principalmente, sì è vero, di chi ha il governo, ma di centrodestra. No, direi. Tra l'altro Orsini, quello che colpiva me è appunto, al di là del fatto che uno si domanda cui prodest, e però resta il fatto che ci sono una serie di dati sensibili e c'è una facilità che è inquietante. Cioè questa persona fa una serie di accessi e li fa, sembra quasi che i dati siano tutto sommato violabili con estrema facilità, sì, sì, qualcosa ma, inquieta. Ma no. Sicuramente è una vicenda inquietante, sicuramente bisogna capire il perimetro. Ad oggi noi sappiamo che c'è una singola persona che commetteva un illecito, cioè appunto recuperare questi dati e diffonderli, evidentemente, che è una cosa grave a prescindere, è una cosa grave quando colpisce esponenti politici del mondo informazione, eccetera. E, dopodiché, voglio dire, non è un fatto nuovissimo, no. Non è vero che riguarda solo il centrodestra, né in questo caso né in generale. Io esco da un mese in cui sono stato dossierato su un'altra vicenda in cui telefonate e colloqui pubblicati illegalmente tra me e un ONG in Mediterranea sono state ampiamente raccontate da giornali di destra, dal Giornale, dalla Verità, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, è un bubbone di questo paese, ovviamente la pubblicazione illecita di materiale che non dovrebbe essere pubblicato e soprattutto la diffusione, perché poi un giornalista nel momento in cui ce l'ha fa certo. il suo lavoro e la pubblica, quindi certo. non è il tema... Quindi il diciamo, punto chi... è come, il come punto arriva è come mani. Arriva. È chiaro che in questo caso c'è un elemento da capire in più. Cioè se questa persona stava dentro una rete, diciamo, quale fosse la ragione per cui lo faceva, sì, perché sì. ad oggi a non si sa chi? Né a vantaggio di chi, perché io so quello che leggo sui giornali come tutti sì. noi, non mi pare ci fossero scambi economici tra lui ed altri, non mi pare, quindi bisogna approfondire e capire, è chiaro che è una vicenda grave ed è chiaro che è una vicenda che va che approfondita tanto che chiarezza. Copasir e Antimafia gliene occuperanno. Presidente dei senatori Francesco. Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan si rivolge alla sinistra parlamentare, è preoccupante che qualcuno minimizzi o addirittura giustifichi questi metodi da regimi totalitari, voce troppo flebile da parte della sinistra. Vabbè, su ma questo, cioè, questo è un meccanismo tipico, cioè, noi, come appunto ho appena detto che è grave, che bisogna indagare, che bisogna intervenire, che è bene che lo faccia il Copasir, che è bene che lo faccia l'antimafia, registro che appunto a parti invertite nulla del genere è accaduto, anzi Claudio, sono stato attaccato pure Claudio da Foti e da Malan. Arrivo Francesco, poi vi chiedo perché insomma, voglio farvi parlare di molte cose, quindi vi chiedo velocità negli interventi. A me colpisce il fatto che si consideri questo l'iceberg e non la punta di un iceberg, perché in Italia abbiamo un grave problema di un sistema giudiziario permeabile, vulnerabile, che molto spesso mette al servizio di qualcuno alcune informazioni che dovrebbero essere riservate. Questo riguarda quando c'è un dossieraggio, riguarda quando c'è un'intercettazione che non ci dovrebbe essere, riguarda quando c'è un'inchiesta che non ci dovrebbe essere. C'è un sistema giudiziario che noi chiamiamo il circo mediatico giudiziario che, servendosi della collaborazione a volte di alcuni organi di stampa complici, decide di sputtanare la vita degli altri senza e che ci dici, sia questo una... vale a volte per qualcuno, a volte per quegli vale altri. Vale per tutti e no, non no, ci sono intendo dire no, certo. che però si lamenta una volta
una parte e una volta l'altra. Esatto, e di solito poi la parte che si lamenta accusa l'altra parte di essere complice di qualcuno, ma il garantismo significa essere sempre sensibili sul tema della diffusione di dati che dovrebbero essere privati e riservati, vale per tutti, non solo quando gli offesi sono gli amici tuoi. Vale sempre, sempre. Così dovrebbe essere. Francesco, se volevi aggiungere una cosa ti chiedo telegramma. Telegrafico, dico, così come diceva Cerasa, secondo me è, cioè nel senso c'è una parte politica che si è sempre lamentata di fronte a questi spionaggi, a questi tipi di dossieraggi. Orfini ha detto delle parole nettissime, ora, adesso, il PD non l'ha detto in questi giorni in modo così netto. Al netto di tutto questo, il Terminale ultimo che pubblicava legittimamente, perché siamo giornalisti e pubblichiamo tutto quello che ci capita, perlomeno all'interno di quello che la legge ci prevede, era un giornale che ha un editore schierato politicamente in modo molto netto e chiaro, non dimentichiamo. E rispetto al quale, siccome siamo garantisti, vediamo, perché quando saranno, adesso sono indagati, sembra, tre giornalisti, quando saranno condannati, tu mi insegni, Francesco, diremo che hanno una qualche responsabilità. Una cosa, però, no, perché è sempre la questione che o siamo garantisti o non lo però siamo. Posso dire una cosa sui giornalisti? Non ho nemmeno detto la testata per garantismo. Scusi, Tiziana, c'è una cosa che secondo me riguarda il mestiere del giornalista, no? Perché c'è questa idea che il giornalista qualsiasi cosa riceva la debba pubblicare, perché comunque no, hai ragione, all'interno il giornalista può anche scegliere. Il giornalista non è la buca delle lettere dei dossieraggi, certo, la buca delle lettere delle procure, la buca delle lettere di magistrati, però che magari però che stiamo parlando di un'indagine, perché altrimenti ce la continuiamo a raccontare. Assolutamente, ma in generale nessuno ha pubblicato cose false ad oggi, quindi ma il giornalista deve anche verificare, ma deve anche scegliere a un certo punto se ci sono delle informazioni. Se c'è un interesse di qualcuno a far uscire quella notizia, tu non puoi essere semplicemente la buca della posta di quel qualcuno. Molto spesso, però posso dire, avendolo subito, l'ultimo dei problemi è chi lo pubblica in questa vicenda. Dico avendole subite, ma è un problema. Cioè, il problema allora, è quello che dicevamo prima. Abbiamo trascurato un altro pezzetto del ragionamento di Salvini, o meglio, Salvini parlava da un palco, era a Genova c'era una protesta. Perché c'era la protesta? La protesta era legata alle manganellate di Pisa. Sono passati 14 giorni e abbiamo sentito le parole di Giorgia Meloni sulle manganellate. Attenzione, non erano rivolte a Mattarella. Fatemele sentire. Eccola. Ho trovato, e questa è la grande differenza che esiste tra il presidente Mattarella e molti altri politici, e cioè che quando ad esempio qualche giorno fa dei poliziotti sono stati circondati da 50 esponenti dei centri sociali che tentavano di liberare un immigrato irregolare che doveva essere rimpatriato, il presidente Mattarella ha alzato il telefono e ha espresso la solidarietà a quegli agenti, cosa che non ho visto fare da molti altri rappresentanti istituzionali, perché le segnalo che è un'istituzione anche il Parlamento e quindi anche i parlamentari sono una istituzione, quindi con chi ce l'aveva Giorgia Meloni? Con la sinistra, con quella sinistra che è bravissima sempre a criticare quando le cose vanno male, ma non è mai capace di esprimere la solidarietà alle forze dell'ordine. Allora, ce l'aveva con Orfini. Sì, dunque io voglio rimettere in fila gli elementi e qui mi aiuterà Francesco Del Vigo. Le manganellate agli studenti di Pisa arrivano il 23 febbraio, il giorno dopo Mattarella esce fuori con una nota insolitamente dura, possiamo dire così? E assolutamente sì. Meloni aspetta qualche giorno, mercoledì si esprime, non cita gli studenti, difende gli agenti e mette in relazione l'assalto ad una volante avvenuto a Torino con chi non sta con gli agenti della polizia, che uno dice perché, però insomma questo è quello che succede. Su Mattarella tace fino a sabato e queste sono le parole che ci ha detto. 14 giorni, Francesco. Beh, io aggiungerei una data precedente. Il 22, cioè il giorno prima degli scontri, Mattarella parla con, diciamo, una nettezza inusitata, nonostante il suo ruolo e il mitore delle parole che dice, dicendo che c'è una violenza politica che sta aumentando, verbale, e che palesemente riferimento alla sinistra nei confronti, anche con parole volgari, insulti, sessisti, della premier Giorgia Meloni. Sì. Queste parole dette da Mattarella il 22, il 23 vengono immediatamente dimenticate. Le parole dette da Mattarella, quindi erano scritte sulla sabbia, diciamo. Le parole invece dette da Mattarella
sui fatti di Pisa, parole che io considero assolutamente giuste, vengono scolpite nel marmo da quella stessa sinistra che la violenza verbale l'ha agitata fino al giorno prima. Dopodiché in Italia c'è un piccolo vizio che attiene principalmente alla parte politica sinistra, cioè pensare che chiunque porti una divisa sia molto spesso un criminale. Aspetta, o aspetta Francesca, adesso poi facciamo il processo alla sinistra, ecco. Che c'è Orfini che proprio si è candidato. A me però, le parole però di la domanda era su Giorgia Meloni, scusami, certo, Francesca. Giorgia Meloni. Arriviamo alla sinistra. Però la domanda è, a maggior ragione, certo, considerato che Mattarella il giorno prima era uscito per condannare anche la cosa del manichino, le parole della sinistra, so che Giorgia fa riferimento Meloni, a De Luca e a quell'epiteto, sì, che noi abbiamo condannato in diretta quel giorno. Quindi diciamo, di percorso di violenza sappiamo verbale. Tutto, ma a maggior ragione perché Giorgia Meloni ci mette 14 giorni a dire non c'è nessun problema con Mattarella. Ma perché non c'era, io non credo, cioè, nel senso non c'è mai stato uno scontro istituzionale, Giorgia Meloni da Presidente del Consiglio non credo che si metta a questionare quello che dice il Presidente della Repubblica, Giorgia Meloni ha difeso, come secondo me vogliono gran parte degli italiani, cioè non la minoranza casinista, la maggioranza silenziosa, che il governo difende i poliziotti, perché se io vedo a Torino 50 persone che aggredisco una volante per cercare di liberare uno condannato per stupro e vengono aggrediti i poliziotti e sento poche, e meno male che ha vuol fatto Mattarella, vuol dire che hanno un pregiudizio, c'è qualcosa che non, ma sì, c'è Orfini che non avete un pregiudizio che non è quella di Orfini, perché Orfini non credo che sia un pericoloso violento che ce l'ha con i poliziotti, però, c'è un substrato culturale, però noi oggi no, ma lo chiedo, no, ma a volte pecchiamo di memoria selettiva, nel senso che quando vi fu la prima dichiarazione di Mattarella che è stata citata, voi troverete, se fate una ricerca in agenzia, immediatamente il sostegno e l'apprezzamento per la prima dichiarazione di Mattarella, quella di solidarietà a Giorgia Meloni da parte nostra, della segretaria del Partito Democratico. Quando c'è stato l'assalto a Torino alla volante delle forze dell'ordine, troverete la solidarietà espressa al Partito Democratico. Dico di più, quando è venuto Piantedosi in aula, perché noi appunto, come dice Giorgia Meloni, siamo parlamentari e conta quello che facciamo in Parlamento e nelle istituzioni, l'intervento del Partito Democratico, del collega Mauri, si è aperto, la prima cosa che ha detto solidarietà. È solidarietà a quegli agenti e condanna per quella cosa allucinante che è stata fatta, già l'avevamo fatto con le agenzie nei giorni precedenti, quindi anche qui non c'è assolutamente i due pesi e due misure, la mancanza, abbiamo sempre fatto come è normale di fronte a delle violenze, la condanna delle violenze. Mi dispiace, ognuno deve stare vabbè, a diciamo, dopodiché segnalo che dopo 14 giorni da un fatto, no, perché noi abbiamo iniziato tutta questa discussione perché c'è stata una vicenda a Pisa, le vittime di quella vicenda erano gli studenti. Noi da giorni non parliamo più di quegli studenti vittime di un pestaggio immotivato, ma del fatto che c'è un pregiudizio sulle forze dell'ordine. Fatemi salutare Pasquale Griesi e arrivo anche da Claudio. Pasquale Griesi è il coordinatore nazionale dei reparti mobili, vale a dire che è uno di quei poliziotti incaricati di mantenere l'ordine pubblico delle manifestazioni. Ben trovato Pasquale, siccome nel fine settimana c'erano diverse manifestazioni piuttosto attese. Metto solo per inciso, mi perdoni, coordinatore dei reparti mobili della FSP Polizia di Stato, un sindacato di polizia, non della Polizia di Stato. Giusto chiedo scusa, l'abbiamo precisato, no. Tutto a posto. Fatemi vedere le manifestazioni del fine settimana, erano molto attese, sono andate bene. Fatemi vedere un po' di immagini. Siamo qua per manifestare contro la violenza istituzionale e la repressione sistematica che possiamo vedere chiaramente dalle azioni strutturate e premeditate che ci sono state il 23. Quello che abbiamo visto negli ultimi mesi è la risposta di un governo reazionario. E se prima eravamo in un polo, ora saremo in 100. Se prima eravamo in una scuola, ora saremo in tutte. Israele, sionista, stato terrorista! Israele, fascista, stato terrorista! Questa è l'Italia, che con un governo così, e quando escano o scendono per strada dei ragazzini di 15 anni che dicano basta al massacro e li prendono a botte ridendo. I radical chic noi, non penso proprio. Noi siamo soltanto dei ragazzi e delle ragazze e abbiamo deciso di alzare la testa e guardarci intorno e come ha detto qua il mio compagno ci siamo accorti di quello che sta succedendo e speriamo che il mondo se ne accorga con noi. Se non cambierà, bloccheremo la città. Allora,
ci sono stati incidenti, queste erano Roma e Pisa, Griesi erano più calmi i manifestanti, era diverso l'atteggiamento della polizia? Guardi, stavo ascoltando prima garantismo, giustizialismo, quindi secondo me è importante partire da quello, perché ho sentito le vittime sono gli studenti. Io sono d'accordo in parte, nel senso che, ve lo spiego subito, io vorrei capire innanzitutto se voi in studio siete d'accordo se è legale andare addosso ai poliziotti e se siete d'accordo che sputare sia legale. Perché se siamo d'accordo su questo, allora iniziamo già, condividiamo degli obiettivi e iniziamo a parlare già di cose diverse. Perché fino ad oggi, e io in strada ci lavoro, le forze di polizia sono fermi sulle loro posizioni. Chi va addosso alle forze di polizia sono i manifestanti. Ora voi mi direte, ma i manifestanti erano dei bambini? E io sono d'accordo con voi, erano dei bambini, i nostri bambini. Solo che a questo punto mi viene da dire, leggo un articolo di Corriere.it, mi permetto di dirlo, dove si parla di un consigliere del comune di Bologna che dice che osa e cambiare rotta, che sono i collettivi studenteschi, dicono quelle ragazze, così come chi ha preso il comando del corteo, fanno parte di gruppi che hanno un preciso pensiero politico e si rifanno all'area di potere al popolo. Non lo dice Griesi Pasquale, non lo dice l'FSP Polizia di Stato. Lo dice un consigliere del PD. Sì, ma anche fosse a 15 anni, se ti spaccano la testa, puoi avere qualunque idea politica. È normale che ti spacchino la testa? Le chiedo. È normale attaccare le forze dell'ordine? Io sono d'accordo col presidente Mattarella. Il manganello è l'ultima soluzione ed è un fallimento. Tanto è vero che il ministro, il capo della polizia, ha dato dei numeri dove non c'è nessuna compressione del diritto né di espressione del pensiero. Ci sono state quasi 14.000 manifestazioni. Solo per le manifestazioni pro-palestina. No, certo, abbiamo avuto solo 1080 per fortuna in pochissime è andata come abbiamo visto numeri. A Pisa. Resta il fatto che a Pisa è andata in quel modo lì. Se adesso lei mi dice che però è colpa dei ragazzini perché sputavano e spingevano, io ne prendo atto. Cerasa? Ma noi dovremmo, secondo me, evitare di creare un dibattito su fatti che non sono davvero esistiti. Cioè i fatti che non sono esistiti è che c'è la sinistra che è contro la polizia e la destra che è contro i manifestanti. Questo è un dibattito che non esiste. Quello che è successo è che sarebbe stato bello ascoltare subito dopo i fatti di Pisa il ministro dell'Interno condannare quei fatti, perché lì ci sono stati due problemi là. C'è stato il fatto che in maniera vergognosa sono state portate avanti delle azioni contro le forze di polizia e chiunque neghi questo è in malafede, ma chiunque neghi che utilizzare un manganello in una situazione che poteva essere certamente complicata ma era evidentemente evitabile è qualcosa che non andava fatto. E quindi se si dà ragione al capo dello Stato e si riconosce che l'utilizzo del manganello è un fallimento di un sistema, non si può non utilizzare una parola semplice. È stato fatto un errore a Pisa, un grave errore che doveva essere evitato a fronte di un altro errore che è stato fatto da parte dei ragazzi. Ma se i ragazzi fanno un errore e vanno contro la polizia facendo una cosa che non devono fare, non è che questo giustifica necessariamente un altro errore. Quello è il punto. Ti chiedo, Francesco, arrivo. Francesco voleva intervenire. No, Ricordo, peraltro, che sia stato commesso un errore. Non l'ho detto io, non lo dice Claudio Cerasa, ragazzi, l'ha forse detto anche il capo della polizia. Da parte dei ragazzi forse è più di un errore, un reato probabilmente. Io volevo semplicemente dire, io non credo che, salvo qualche raro caso, come può succedere in tutte le categorie, che i poliziotti si divertano a utilizzare i manganelli. Allora, io dico, se vedo una scena come quella di Pisa, che io trovo personalmente impressionante e anche raccapricciante, mi sorge comunque il dubbio che quella reazione sicuramente spropositata sia stata scatenata da un'azione precedente. Per cui io dico, se come si diceva prima, io ho altri dati, però su 1030 manifestazioni solo in 25 ci sono stati degli scontri, evidentemente ci sono manifestazioni in cui la tensione sale a livelli tali in cui vengono commessi dei reati.
questo dico. Dopodiché, se il capo della polizia, i giudici giudicheranno quello che è successo a Pisa. Però io dico, se no facciamo passare il concetto che i poliziotti sono tutti dei violenti che vanno ma in piazza. Ma figuriamoci, ma nessuno lo fa passare già mai in questo ma studio. Posso, non funziona così la gestione dell'ordine pubblico, non funziona così, senso che... Scusa, nessuno di noi c'era. Sì, cosa? Ma quello che voglio dire è che a quel fatto probabilmente precede, c'è stato un antefatto. Ma io prima. Non discuto, però, diciamo, chi ha una divisa, come chi svolge un incarico istituzionale. Io sono un parlamentare, ho subito nella mia vita tantissime contestazioni, alcune anche fisiche, a qualcuno mi ha sputato, eccetera, ma non ho mai pensato che la reazione a quelle contestazioni dovesse essere picchiare chi mi contestava. È chiaro che chi ha una divisa ha dei doveri e delle responsabilità maggiori di uno studente minorenne, magari un po' scapestrato e diciamo che sbaglia, che sta sbagliando, ma questo non c'è ombra di dubbio. Però, visto che un po' di esperienza di piazze e di manifestazioni ce l'ho anch'io, quante decine, centinaia, come viene detto, migliaia di volte è successo di gestire questioni e molto non succede più nulla tutto questo. E non succede perché si dialoga con i manifestanti, perché a volte anche alcuni come noi svolgono lì qualcosa è capitato. Lì è stato gestito male l'ordine pubblico. Se può dire, si può riconoscere. Quando in una manifestazione parte una carica della polizia, è proprio una curiosità, perché io non so come funziona, chi prende la decisione? Chi è in piazza? Allora, il dirigente della piazza prende la decisione, sempre il dirigente della piazza. Ma volevo chiedere all'onorevole Orfini se nelle sue tante manifestazioni che giustamente ha fatto è stato mai caricato dalla polizia? Da studente mi capitò addirittura una volta, era il 2 ottobre di tantissimi anni fa, siccome ero giovane e forse anche un po' scemo, c'era una manifestazione complicata, c'erano gli autonomi cosiddetti che stavano cercando di scontrarsi con la polizia e la polizia dall'altro lato, e noi poveri studenti un po' più moderati ci mettemmo in mezzo, allora si diceva per evitare lo scontro e facilitare una gestione ordinata della piazza. L'effetto fu che prendemmo le botte dagli autonomi e dalla polizia. Difficile vita, però in quel caso fummo noi che sbagliamo. Orfini. Dopodiché, al di là delle battute, capisco il punto della domanda. No, perché ovviamente non ho mai manifestato, diciamo, in quel modo lì. Però tante volte ho aiutato il dirigente della a evitare quello scontro, nel senso sia da parlamentare che perché quella situazione, soprattutto, me lo faccia dire, con studenti medi, si può e si deve evitare. Appunto, si riesce a evitarlo in situazioni molto più delicate, ma ripeto, l'ha detto il capo della polizia, esatto, hanno rimosso un dirigente. Allora, grazie a Griesi, Pasquale Griesi, che insomma mi sa che rivediamo presto, e intanto grazie per essersi collegato con noi. Vedo già collegata Rosy Bindi, che saluto intanto con la mano, devo andare in pubblicità, qualche minuto, saluto tutti gli ospiti. Alessio, aggiornamenti? Sì, Tiziana, mentre stiamo andando in onda prosegue lo scambio missilistico molto intenso tra Israele e il Libano, anzi Hezbollah, la milizia filoscita. Quando si dice le buone notizie tu, eh? Sì, purtroppo. Gli Stati Uniti d'America, una nota poco fa diffusa da Sky News, una guerra tra Israele e Hezbollah non sarebbe contenibile. Insomma, sì, eviterei, diciamo. Va bene, pubblicità, qualche minuto, torniamo. Eccoci qua di nuovo in studio, saluto come merita Rosy Bindi, ex presidente del Partito Democratico, più volte ministra, amica di questo programma, ben trovata, bentornata a Tagadà. Buon pomeriggio. Senta, Bindi, voglio partire dai manganelli. Voglio sapere, lei che idea si è fatta di quella vicenda? Ne stavamo parlando poco prima della pubblicità, abbiamo visto questi ragazzini, abbiamo visto i manganelli, tantissime polemiche, e poi abbiamo sentito le parole di Giorgia Meloni, che a distanza di 14 giorni dei fatti dice: ma io non ce l'avevo con Mattarella, non c'è stato scontro istituzionale, tutto a posto, le cose vanno perfettamente bene con il presidente Mattarella. Sui manganelli, sulle manganellate, credo che le parole del Presidente della Repubblica abbiano una tale autorevolezza, siano state quanto mai appropriate, quindi io non ho nulla da aggiungere. Il mio maestro Vittorio Bachelet diceva sempre che il cattivo uso dell'autorità è la fonte principale della mancanza di amore
verso la libertà e la politica da parte delle giovani generazioni. E quindi la forza legittima da parte dello Stato deve essere usata in maniera legittima, appunto, e in quella circostanza sicuramente ci sono stati degli errori. Dopodiché lei dice, cioè la Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, ha sostanzialmente sostenuto che la sinistra che ha usato e che usa il Colle contro di lei. Ma insomma, io direi che abbiamo avuto una prova di premierato, di che cosa sarebbe il premierato, nel senso che se la Presidente Meloni avesse immediatamente aderito, come ha fatto il Ministro Piantedosi, alle parole del Presidente della Repubblica, la sua smentita di 14 giorni dopo e l'accusa e la responsabilità attribuita alla sinistra sarebbero state parole, come dire, veritiere, quantomeno credibili, ecco. Ma siccome ha taciuto per molto tempo, non ha detto nulla, e poi ha usato quelle parole in maniera assolutamente fuori posto, perché il Presidente della Repubblica aveva immediatamente espresso solidarietà al capo della polizia quando i poliziotti sono stati aggrediti, sì, da quel gruppo, sedicente gruppo anarchico a Torino, e lei a quel punto è uscita con la sua espressione, ecco che cosa succede quando non si esprime solidarietà alle forze dell'ordine. Allora, questa è una prova di premierato, cioè il Presidente della Repubblica che si trovasse ad usare le parole che ha usato Mattarella in questa circostanza, il silenzio del Presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo avrebbero, e le parole che sono seguite dopo, lasciare sole le forze dell'ordine, avrebbero chiaramente un sapore molto diverso, e il rapporto tra le istituzioni sarebbe sicuramente un rapporto squilibrato. Se in questa circostanza la Meloni è stata costretta in qualche modo a smentirsi, perché ha smentito se stessa, il suo silenzio in qualche modo, ha dovuto farlo perché ci troviamo di fronte a questo equilibrio tra poteri. Tra lei dice avremmo assistito ad un film diverso se non ci fosse. Cioè se una ci prova, fosse abbiamo avuto una prova di premierato, e non a caso la Meloni ha detto la sinistra ha fatto questo tipo di riflessioni perché vuole attaccare il premierato. Sì, lo dico, parlo a nome mio, non a nome di nessuno, sì, io sono contro la riforma del premierato perché ne abbiamo avuto una prova di che cosa vorrebbe, di quale significato avrebbero avuto le parole del Presidente della Repubblica rispetto a quelle della Presidente del Consiglio. La porto in Abruzzo, Bindi, questo fine settimana si vota e le chiedo se perde il centrodestra cosa succede e se perde il centrosinistra cosa succede. Guarda, intanto io sono un po' scaramantica e dico che già il fatto che la destra abbia paura di perdere mi dà una grande soddisfazione, per me è già una vittoria, perché una regione che insomma notoriamente sappiamo è più orientata verso il centrodestra che verso il centrosinistra, che è stata governata da uno della cerchia, del cerchio magico della Meloni per 5 anni, che ha problemi enormi, perché quella regione ha problemi enormi, parlo in maniera particolare della sanità perché la conosco un po' meglio di altri settori, e c'è tutta questa preoccupazione, tutto il governo è in Abruzzo, no? Sappiamo sì. Che cosa vuol dire quando un ministro va in campagna elettorale, non va a fare un comizio, no? Quello che magari si vede sono i comizi, poi ci sono gli incontri con le parti interessate ai vari settori nei quali i ministri possono fare investimenti o altro. È chiaro che hanno paura, no? E già questo è un grande risultato, secondo me, un grande risultato perché viene dopo la Sardegna, un grande risultato perché il centro-sinistra è tutto unito, e al di là di come andranno queste elezioni, io spero vivamente bene, è evidente che quando tutto il centro-sinistra è unito la destra ha più paura. Diventa competitivo. Senta, a proposito del fatto che tutti sono in Abruzzo, domani rivedremo sul palco Meloni, Tajani, Salvini. Li abbiamo visti in Sardegna, non so se lei si è persa le parole di Giorgia Meloni, io comunque gliele faccio vedere, un assaggio, poco poco, vediamo. Ve lo ricordate lo spread? La sinistra con lo spread?
Hanno aspettato che salisse, dai che sale, li mandiamo a casa, ci mettiamo un altro governone tecnico, ci inciusciamo tutti e ci rimettiamo al potere senza il consenso dei cittadini. Ve lo ricordate, il PNRR? Il governo Meloni ci farà perdere i soldi del PNRR. Speriamo che ci fa perdere i soldi del PNRR. Oddio! Ma guardi, a parte che, insomma, se io fossi Crozza sarei felice dell'offerta che mi viene data di tanto in tanto, ma per le mie trasmissioni naturalmente, per le sue. Allora, il genere letterario preferito dalla Meloni è sicuramente il comizio, cioè lì da se stessa. Quella è la Giorgia autentica. Però no? Oggettivamente è bravissima, sì. Quindi. Beh, insomma, io... Dice dipende dai gusti. Dipende dai gusti, decisamente dipende dai gusti e soprattutto dipende da chi sei. Uno dei motivi per cui sconsiglierei alla Meloni di candidarsi alle europee è esattamente questo. Noi avremo un mese di queste performance, che sono quelle nelle quali non dà il meglio di sé. Non è questo il Presidente del Consiglio che merita questo Paese. Perché anche nello stile, nello stile comiziante che qualche volta purtroppo usa anche in Parlamento, nelle repliche soprattutto, e in sede istituzionale, non si addice tanto a chi ricopre un ruolo istituzionale così importante in questo momento nella vita del Paese, che peraltro poi quando vuole il doppio petto lo sa indossare, quindi chiaramente ecco, io penso che uno dei motivi per cui il centrodestra prende voti ma non vincono i loro candidati come è successo in Sardegna è anche a mio avviso legato a questo aspetto qua, che potrà divertire qualcuno ma certamente non è quello che gli poi alla fine gli italiani vogliono essere governati, si affidano a chi li illude che li saprà governare purtroppo da alcuni anni troppo spesso. Ma poi se alla prova non funzionano, li cambia. Nel frattempo però dicevamo che domani Giorgia Meloni arriva in Abruzzo, è stata nel fine settimana negli Stati Uniti e c'è una foto, Biden-Meloni, lei l'avrà vista, mi dice, lei vede, guarda questa foto e cosa pensa, Rosy Bindi? Allora, ecco, posso dire che io mi sono concentrata su Abramo Lincoln in quella foto. Non solo perché condividiamo il compleanno il 12 febbraio con Abramo Lincoln e ne vado molto orgogliosa, ma io in quella foto veramente per fortuna che è stata scartata in quel punto là, perché allora, tra per la faccia onestà intellettuale Meloni, va detto che Giorgia Meloni se arriva a quella foto è una sequenza, sì, e lei era in grande imbarazzo, diciamo. È vero, ma infatti io sono molto preoccupata per il futuro degli Stati Uniti e sono molto preoccupata per il futuro del mondo. Perché anche non perché da una parte da c'è Biden e dall'altra parte c'è Trump. Esatto. Sì, no, io non ho dubbi rispetto ad altri leader alleati del centro-sinistra da che parte stare, chiaramente. E sono molto preoccupata ovviamente dell'eventuale vittoria di Trump. È chiaro che in un momento già era pericolosa l'altra volta, ma adesso con una guerra... ai confini, con due guerre ai confini dell'Europa e con le sue uscite che sappiamo bene non sono solo parole, perché lo ha dimostrato coi fatti quando era presidente l'altra volta, che la sua idea del prima all'America significa anche rottura di alleanze. Sì, le parole sulla NATO, gli scenari che sentito, si presentano, no? Nel mondo, ecco, sono davvero inquietanti, che però la più grande potenza del mondo a tuttora, non so per quanto tempo ancora, da tutti i punti di vista, veda un confronto per le presidenziali tra due persone così anziane e una in particolare così provata, anche se esatto. Evidentemente io non ho dubbi da che parte stare, e devo dire che anche Biden si è
comportato bene in questi 5 anni e avrebbe, se fossi negli Stati Uniti, convintamente il mio voto, però gradirei che ci fossero delle leadership più contenibili. No, diciamo che qualche interrogativo ce lo poniamo, se in quella democrazia, no? Alla quale pure negli anni abbiamo guardato, in quella democrazia non si sia creata la possibilità di un'altra figura da una parte e dall'altra del campo, no? Vale per Trump e vale per Biden. Beh, questo forse ci deve interrogare. Assolutamente, sapendo che i repubblicani accettano Trump come un ripiego fondamentalmente, e se Biden ha una possibilità è che molti repubblicani potrebbero votare per lui. E nel campo democratico, francamente, ripeto, pur avendo grande rispetto nei confronti di Biden, altri leadership potevano essere emersi in questi anni, chiaramente. Se questo non succede, è una delle tante segnali della crisi delle nostre democrazie occidentali, purtroppo. Senta Bindi, prima di salutarla, so che c'è un appuntamento che le sta particolarmente a cuore. Parlo del 9 marzo, un convegno su Don Milani e la Costituzione. So che a lei sono affidate le conclusioni, leggo, la Costituzione è ancora la più bella. Questo è il titolo, svolgimento? Lo svolgimento è attraverso due figure come Don Milani e Dossetti, ripercorrere il valore della nostra Carta Costituzionale sia nell'assetto istituzionale ma soprattutto nella sua visione di democrazia sostanziale e tentare di creare le condizioni perché le italiane e gli italiani siano pronti ad un'eventuale sfida referendaria sulla riforma della Costituzione. Naturalmente questo significa riprendere un po' di patriottismo costituzionale, cioè io credo che da troppo tempo nelle scuole, nelle formazioni politiche, nelle formazioni sociali si dimentica che il fondamento della nostra democrazia è in quella Carta Costituzionale nata dalla Resistenza e che le riforme costituzionali questa volta hanno proprio l'obiettivo di cambiare la natura a questa Costituzione, perché gli artefici di questa riforma si sono sempre sentiti ospiti sgraditi nella casa di questa Costituzione, quella nata dalla Resistenza e dall'antifascismo. E quindi lei dice oggi è ancora più importante di quanto non lo fosse in passato andarsela a guardare quella Costituzione, che è ancora la più bella, dice Rosy Bindi. Grazie per essere stata con noi, è sempre un piacere, ci rivediamo presto. Alessio, aggiornamenti? Per chiudere con una buona notizia, Tiziana, anche dalla Questura di Genova è arrivata la conferma che la manifestazione che si è svolta questa mattina non ha fatto registrare alcun momento di tensione, finita circa un'oretta fa, ma gli studenti che hanno partecipato e la polizia hanno avuto un'interlocuzione sana che ha portato tutto ad andare per il verso migliore. Così come dovrebbe essere, come ci piace che sia. Pubblicità, qualche minuto, torniamo. Eccoci qua di nuovo in studio, saluto Francesco Giubilei, Presidente di Nazione Futura, ben trovato. Buonasera, grazie. Bentornato a Michele Gubitosa, deputato del Movimento 5 Stelle e buonasera. Bentornato all'onorevole Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. Buonasera, buonasera. Allora, torniamo subito da Elena Testi, che facciamo un indovinello. Nevi, lei me lo sa dire, secondo lei dov'è Elena Testi? Guardi un po'. A Roma? No. Strada abruzzese, mi sembra. È una strada abruzzese. Mi sembra, dagli alberi. Strada abruzzese, anche perché l'Abruzzo è il centro del mondo in questo momento. Strano, dopo la Sardegna. È strano. Una scelta ardita. Andare a comprare il formaggio. Oggi in Abruzzo c'è Calenda, ma c'è anche Conte. Calenda l'abbiamo visto prima, Conte non so se è già arrivato o sta arrivando. Elena. Eccoci, sì, siamo qui in Abruzzo e siamo ad Avezzano. Come ben sappiamo sta diventando l'Abruzzo in questi giorni il centro della politica. Oggi ci sono non solo i leader del centrodestra che ricordo appoggiano Luciano D'Amico che è appunto
appoggiato, scusate la ripetizione, da tutte le forze di opposizione in contrapposizione a Marco Marsilio, appoggiato dal centrodestra, nonché candidato uscente. Ci sono anche ministri, c'è Urso che ha appena terminato un incontro e c'è il ministro dell'economia Giorgetti che, come sappiamo, è di poche parole solitamente, ma a Teramo ha deciso di lanciarsi in un punto stampa questa mattina dicendo: guardate che comunque il centrodestra vincerà nuovamente in questa regione e continueremo di fatto a governare noi, perché si rimarca costantemente che vincerà il centrodestra qui in Abruzzo, perché in realtà la forbice è sempre più sottile. Questo ci dicono da entrambe le parti a microfoni spenti e ci dicono anche, questo ce l'ha riferito anche prima Calenda, che l'effetto Sardegna si potrebbe sentire. Quindi di fatto domani tutta la maggioranza sarà qui e noi chiaramente seguiremo l'evento, quindi Tajani, ministro degli esteri, insieme a Salvini e soprattutto insieme alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per chiudere la campagna elettorale in appoggio a Marsilio. Grazie Elena. Per il momento, onorevole Levi, doveva essere la vittoria annunciata, cioè fino a prima della Sardegna. Rispetto all'Abruzzo, il centrodestra era abbastanza tranquillo, adesso un pochino meno. Ma no, diciamo che in Abruzzo noi abbiamo fatto tutto quello che andava fatto, quindi abbiamo fatto una coalizione ampia, abbiamo schierato il governatore uscente che ha ben governato e quindi chiaramente c'è sempre una paura, tra virgolette, ma è una cosa positiva, nel senso, ci deve essere. Si chiama competizione. Ci deve essere perché è una competizione, lì c'è questo campo larghissimo in cui mettono insieme tutto il contrario di tutto e quindi vedremo quello che succederà, è sicuramente un test importante, seppure ci stiamo sempre parlando di elezioni locali, regionali, certo, e quindi regionali. Ci sono dinamiche locali che incidono e che quindi vanno prese, diciamo, non facendo come hanno fatto anche recentemente dopo la Sardegna, diciamo, delle similitudini con quello che accade a livello nazionale. Beh, però perché se ne perdi una e poi ne perdi due, insomma, ovviamente ha un peso diverso. Vedremo. Prego, Gubitosa. No, vedo che il collega già mette le mani avanti in caso di sconfitta se perdiamo anche in Abruzzo non è successo niente. Una preoccupazione c'è e giustamente, come diceva il collega, loro hanno fatto di tutto di più per fare danni in quella regione e lo vediamo dalla sanità. E io sono convinto che quando ha chiamato il nostro campo larghissimo, in realtà noi mettiamo a centro i temi e sui temi cerchiamo di creare alleanze. Tant'è vero che, voglio chiarirlo, il Movimento 5 Stelle con gli alleati non ha accordi strutturali. Noi non andiamo come il centrodestra che invece mette dentro di tutto e più sempre insieme. Noi mettiamo prima al centro i temi e quando sui temi c'è convergenza si creano le alleanze. Quindi il candidato, oggi, i temi appunto e solo su quello si decide. Oggi, no, perché pure Calenda oggi ci ha detto la stessa cosa. È una cosa saggia, perché sennò si rischia di fare come loro, che si alleano per vincere le elezioni come hanno fatto con le politiche e poi dal giorno dopo stanno solo a litigare. Dal giorno dopo governiamo, quindi, senza grossi problemi. Attaccati alle poltrone, diciamo, però litigano su tutto. Non c'è stato un voto difforme dall'inizio. No, mi faccio completare, non l'ho interrotto. Oggi cosa sta succedendo in Abruzzo? Che sicuramente dopo la Sardegna, io ci sono stato in Abruzzo e posso dire che ho respirato un'aria buona. La gente in strada mi diceva che giustamente qualche indeciso prima magari era contro il governo, sia di centrodestra in regione Abruzzo, sia contro la Meloni, e non voleva andare a votare perché quest'area di imbattibilità della Meloni sembrava così grossa da dire: non ci voglio proprio andare a votare perché comunque perdiamo. Invece è cambiata l'aria. Oggi cambia l'aria per dire: voglio venire a votare, voglio scendere in piazza perché la possibilità di battere questo governo di centrodestra e anche il governo adesso di centrodestra in Abruzzo è più forte ed è più evidente. Quindi scendo a votare perché mi voglio mandare a casa. Non so, vedo Salvini e quello mi pare il collegamento di Campagnani. Nicola, che succede? Dimmi velocemente. Piemonte. Allora, siamo all'uscita della conferenza, ora Salvini è in punto stampa, è in diretta su Tagada. Oggi ha parlato dello Stato che costruisce, ma anche di quello che spia, ha parlato di vergogna di stampo sovietico.
Però noi saremo qua per parlare del recupero della ferrovia di Alessandria. Ha parlato lei, eh? Sì, 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 no. Io approfitto della diretta degli amici di La 7 per ringraziare coloro che hanno portato all'avvio dei lavori oggi del tunnel subportuale di Genova, consegna lavori entro il 2029, 1 miliardo di investimento e per la città sarà un cambio di vita epocale. Adesso da Genova saliamo verso nord ad Alessandria, dove recuperiamo ettari e ettari di ferrovie dismesse, anche qua arriveranno aziende e ricchezze. Poi se ci seguite anche dopo arriviamo ancora più a nord a Torino. Ottimo, ottimo, noi lo seguiamo e poi diciamo, siccome Salvini parla di tante cose, lo interpelliamo anche sulle cose di cui parla. Però adesso apprendiamo che vuole parlare delle operazioni, delle opere delle quali si sta occupando, e noi in questo momento invece stiamo parlando di Abruzzo. Alessio, arrivo anche da te, ma prima Francesco Giubilei, i ministri Salvini per primo domani arrivano in Abruzzo e già in queste ore molti ministri sono lì, ci diceva prima Elena Di Giorgetti, Urso, domani arriva Tajani anche oltre a Salvini. Servirà, è utile, funziona? Maria Grazia Gerina, i ministri, e arrivo da Giubilei. Partiti questa mattina da Pescara, viaggio sotto la pioggia battente, stiamo andando a Roma, a Palazzo Chigi. L'Abruzzo appeso a un filo. Il 10 marzo si vota e Marco Marsilio, che corre per la riconferma, non può ripetere il flop del collega sardo Paolo Truzzu. La scorsa settimana è andato a Roma a incassare i soldi per la Roma-Pescara. Quasi 1 miliardo. Per fare i primi 2 lotti di un'opera storica. Vicino, troppo vicino a Giorgia Meloni per consegnarle la seconda sconfitta in 15 giorni. E allora via tutti, ministri, sottosegretari e fedelissimi in soccorso, ad annunciare finanziamenti e grandi opere. Il ministro delle infrastrutture nel fine settimana ha fatto il pieno. Avezzano, Celano, Bariciano, Civita. Domani torna anche Giorgia Meloni. Un territorio al quale sono, come si sa, molto legata, tanto addirittura di essere, insomma, eletta qui. Un mese fa era all'Aquila per siglare con Marco Marsilio l'accordo governo-regione che sblocca i fondi di coesione. Raggiungiamo un volume di investimenti complessivo che è pari a 1.334 milioni di euro. È stata lei la prima ad annunciare che i fondi per l'alta velocità Roma-Pescara erano stati ripristinati. La Roma-Pescara si farà. E Salvini l'ha riannunciato all'indomani della sconfitta in Sardegna. Se un'opera pubblica serve, non bisogna spaventarsi di quanto costa. E allora via con strade, autostrade, porti e aeroporti. Si parlava della posa della prima pietra per l'allungamento della pista dell'aeroporto di Pescara. L'A24, l'A25, l'unica autostrada in Italia che per 7 anni non avrà un centesimo di euro di aumento di pedaggio autostradale. E la gara, chi promette di più, coinvolge anche il resto del governo. Il ministro Gennaro San Giuliano, insieme al capo della struttura tecnica di missione, hanno individuato i 5 milioni che servono per completare i lavori del teatro stabile d'Abruzzo. E poi soldi per gli ospedali dal ministro Schillaci, numero unico per le emergenze da piante dosi. Ha fatto un grandissimo lavoro il presidente, gli assessori. Tutti a farsi fotografare insieme al fedelissimo di Giorgia Meloni. Domani l'appuntamento è a Pescara, ministri e leader Salvini e Meloni insieme per tirare l'ultima volata al governatore dell'Abruzzo, che rischia molto, non solo la sua poltrona. Squadra che vince non si cambia. Allora Giubilei, riparto da... M'hanno perso comunque. Da lei, perché intanto chiedo cosa rappresenta la calata appunto di tutti i ministri, oggettivamente, insomma, ne abbiamo visti diversi. Beh, rappresenta che sono delle elezioni sentite, e però perché? C'è una grande differenza, beh, per il centrodestra e per il governo, ma credo anche per l'opposizione, e però c'è una grande differenza rispetto alle elezioni in Sardegna, nel senso che anzitutto è confermato un uscente, è confermato Marsilio, che a mio modo di vedere, anche parlando con tanti abruzzesi, ha governato bene e quindi credo rivincerà
questo appuntamento elettorale. La situazione è molto diversa perciò rispetto a quella della Sardegna. È altresì vero però che è una sfida complessa al netto risultato della Sardegna, perché c'è un'opposizione unita, cioè che hanno fatto sostanzialmente una grande alleanza che tiene dentro tutti, pur di andare contro, se vogliamo, il centrodestra. In Abruzzo peraltro ci saranno solamente due candidati, che è una cosa abbastanza inusuale, perché di solito le elezioni regionali al netto del terzo polo, come era avvenuto con Soru, però ci sono sempre delle liste più piccole che generano voti. Qua siamo di fronte a un bipolarismo proprio perfetto, perché da un lato c'è l'alleanza di governo, quella di centrodestra, e dall'altro, Anda, non me ne voglia gubitosa, c'è però un'alleanza con delle forti contraddizioni, cioè il fatto che il terzo polo, che dice pubblicamente e a livello nazionale mai compatti, col Movimento 5 Stelle, poi invece si allea sul territorio con il Movimento 5 Stelle, con Calenda, che deve fare i giri di parole per presidenti di regione, per loro sono uniti, accettare loro, questa alleanza, ci sono un po' di contraddizioni, gubitosa. Loro invece sono veramente compatti, stiamo vedendo con il terzo governa. Mandato che cosa stanno, sono tre settimane che in Parlamento non si fa altro che parlare, ma sono delle discussioni del governo spaccato, della coalizione. Terzo mandato per i presidenti di regione e poltrone, e i cittadini intanto però gubitosa soffrono. Comunque concordo su una cosa, col terzo polo? Senza polemiche, non riesco ora, a capire se io siete a livello su una nazionale cosa. Vi attaccate tutti i giorni, io poi concordo. In Abruzzo state insieme, l'ho spiegato un minuto fa, noi mettiamo al centro i temi. Detto questo, anche in Abruzzo io penso che i cittadini abruzzesi debbano decidere, e così sarà, se questo governo abruzzese di centrodestra ha governato bene o male. Se i cittadini abruzzesi sono contenti della sanità abruzzese, devono andare al governo di centrodestra. Se i cittadini abruzzesi sono contenti delle infrastrutture, ma non delle balle elettorali, delle promesse che io chiamo cemento elettorale, che arrivano sotto elezioni e promettono mari, cioè navi hanno già avuto, spaziali, no, perché delle promesse, mi faccia completare, sì, perché faccio delle promesse, delle promesse della Meloni, lo abbiamo visto come è andata a finire, ed è quello il vero rischio in Abruzzo per questo governo. Per questo potrebbero perdere, perché la Meloni in campagna elettorale ha fatto delle promesse che sono state tutte completamente inattese. L'abbiamo visto con lo sconto sulle tasse sulla benzina. La domanda di Giubileo, c'è una contraddizione, aspetti, che lì c'è Calenda, mettiamo al centro i temi. Ma perché le ho già risposto? Però a lei la risposta non le piace, perché vuole una risposta. Non è un po' incoerente. Noi mettiamo al centro i temi. Non è un po' incoerente che il Movimento 5 Stelle negli ultimi anni è passato dal col PD a fare poi il governo giallo-rosso, benissimo, questo è avvenuto, però ad oggi ci troviamo con addirittura con Renzi e Calenda in coalizione. Allora, è mi un fa po' incoerente anche per l'elettore. Posso rispondere? La risposta però deve essere breve. Ok, noi mettiamo a centro i temi, è chiaro, mettiamo a centro i temi. Quando siamo andati al governo e abbiamo sull'Abruzzo messo a centro i temi... Sull'Abruzzo c'è anche Salvini, aspetti solo un attimo, sentiamo, arrivo. No, poi, ripeto, ha vinto la Todd e quindi io lavorerò con lei. E questa è Salvini. Bisogna collegare la ferrovia Nuoro con la rete ferroviaria nazionale, lo faremo, perché io faccio il ministro dei cittadini, sindaco di Alessandria del PD, ma se serve un ponte ad Alessandria, in ferrovia ad Alessandria, la strada ad Alessandria... Sì, però dicevo adesso si va in Abruzzo, ecco. Sì, lì si vince. È sicuro. Dovrete rinviare gli altri speciali di La 7 con l'entusiasmo per il campo largo alle prossime elezioni, perché in Abruzzo mi sa che vi va male. E andrà bene anche alla Lega. Ma noi lo facciamo uguale, non è che non siamo tifosi, semplicemente facciamo i giornalisti. Nicola, ricordalo. A Salvini ci autorizza a fare lo speciale. È il buco litico. Scusi, il programma qui, tornando qua, è stato rispettato. Scusate, è una domanda da una collega. Cambiamento anche della legge sugli appalti. Non è un miracolo, a me piace mantenere gli impegni presi, non sempre ci riusciamo. Qua avevamo detto entro un anno ci rivediamo col progetto completato, oggi abbiamo detto mettiamo i soldi necessari per avviare i cantieri entro. Siamo tornati sui cantieri, Alessio? In precedenza Salvini aveva detto che avrebbe anche scommesso un caffè non di più sulla vittoria in Abruzzo del centrodestra, perché la pressione non gli avrebbe consentito di scommettere oltre, però un caffè, insomma, diciamo un caffè. E poi le parole di Carlo Calenda su Giuseppe Conte: non mi vedo con Conte in Abruzzo, non ci incroceremo, ma siamo contenti di appoggiare il medesimo candidato. Ah, aspetta un attimo, Elena, scusami, tu che sei lì e c'hai sia Conte, allora Calenda l'abbiamo visto qualche minuto fa, e Conte ci hai detto che anche lui arrivava? Ma che fanno? Vanno su strade diverse? Cioè, evitano di incrociarsi? Beh, oddio,
Allora, dopo le ultime parole di Calenda, penso proprio di sì. Io l'ho anche fatta questa domanda, ma vi siete sentiti, visto che insomma ha detto Calenda ha detto nei confronti di Giuseppe Conte, filo Putin, incapaci. Mi ha risposto: io e Conte non ci siamo mai sentiti e mai ci sentiremo in maniera molto seria. Quindi, come avevamo detto in una persona puntata, differentemente amici in questa coalizione larghissima che appoggia Luciano Ramadini. Faro deve essere il tema. Questo il faro deve essere il tema. Per rispondere alla domanda di Giubilei, perché non voglio evitare le domande, stavo dicendo che ovviamente da un lato ci accusano che abbiamo governato con la Lega, poi col PD, poi sicuramente il collega qui a destra, quando parlo di false promesse, dirà che Di Maio è uscito, che abbiamo abolito la povertà, le solite cose di questo governo di centrodestra, di questo governo, che per non assumersi le responsabilità, guarda, 5 anni fa, perché ovviamente dobbiamo parlare del passato, perché ancora oggi col governo di centrodestra dobbiamo attaccare il Movimento 5 Stelle, questa è la narrazione. E io sinceramente sono un po' stanco di questa narrazione, però rispondo, quando c'è centro il tema, no, lei ha detto ha governato con la Lega, io ricordo che con la Lega, che abbiamo governato nel 2018, quindi diciamo le cose come stanno, però voglio dire una cosa, impariamo un po' a fare una cosa, vediamo i programmi dei partiti e vediamo se questi programmi, quando si governa, vengono rispettati. È vero che noi abbiamo governato con la Lega, ma mettendo il CEMA al centro, nei primi 90 giorni di governo, noi abbiamo fatto il 70% messo su carta dei programmi, del programma elettorale. Abbiamo fatto lo spazzacorrotti, il reddito di cittadinanza, il superbonus. Piaccia o non piaccia, l'abbiamo fatto. Questi signori qua, di tutto quello che hanno detto in campagna elettorale, hanno fatto zero. Il partito del collega, mi faccia completare, 1.000 euro di pensione al mese minimo, l'avete fatto? No. Tolgo lo sconto sulle accise, l'avete fatto? No. Cosa avete fatto? Litigate tutti i giorni? Veramente 1.000 euro? Anzi, una cosa l'hanno fatta. Lo sa che hanno fatto? Gliela posso dare una notizia? Hanno votato una risoluzione che prevede di investire lo 0,5% del PIL, quindi 5 miliardi di euro, in armi. Mentre in Abruzzo la sanità cade a pezzi, i signori, 5 miliardi di euro in armi. Adesso però dubitosa sentirei l'onorevole Nevi. Dubitosa mi sta simpatico, quindi non riesco, diciamo, a infierire, però diciamo, è reciproca la fine. C'è un limite a tutto, Cupidosa. Voi siete famosi in tutto il mondo, worldwide, perché avete promesso l'abolizione della povertà. Ecco, l'ho detto, l'avevo detto. Avete promesso che facevate le case gratis a tutti, avete prodotto il più grande buco di bilancio. Governate voi. Mai. State voi al governo. Parliamo dei 5 miliardi. Infatti, purtroppo, noi siamo costretti a governare anche per recuperare i danni. E quindi perciò 5 miliardi in anni, 12 miliardi il ponte sullo Stretto, noi qui i soldi euro ci sono. Lo ribadiamo assolutamente, era un impegno. Entro 5 anni, vedremo le promesse. Ogni elezione è una promessa. Dubitosa, se me lo consente, vorrei fare delle domande. Onorevole Nevi, la domanda è la seguente: noi abbiamo visto Matteo Salvini. Poi adesso vedremo quando Nicola Campagnani, perché poi con Salvini non sai mai, tu fai la domanda ma non sai mai se risponderà a quella domanda. Dopodiché, diciamo, di sicuro c'è un grande attivismo del ministro Salvini, sia per le cose relative al suo ministero, come potevano essere gli impegni di oggi, sia per la campagna elettorale, l'abbiamo visto in Sardegna, adesso lo vedremo nei prossimi giorni, sicuramente anche in Abruzzo. E qualcuno dice, grande attivismo, perché c'è un problema dentro la Lega. Io adesso la porto con me nel Nord-Est. Va bene. Michela Faggiani ha incontrato un po' di leghisti e ha incontrato, guarda caso, anche Zaia. Vediamo. Se la Lega fosse veramente la Lega sarebbe diverso. E cosa manca? Tutto. Cioè, bisogna tornare indietro o si può andare avanti? Tornare indietro. Bisogna tornare alla terra, bisogna tornare appunto alle origini, anche nella Lega. Ma lei ha parlato con Salvini? No, in questi giorni no, non ho parlato. Alla fiera dell'agricoltura di Godega di Sant'Urbano in provincia di Treviso c'è il raduno dei vertici del popolo della Lega in Veneto, ma nessuno quasi vuole parlare dello stato del partito e del suo leader, Matteo Salvini. Mi fermerei qua perché mi metto nei panni dei cittadini e dei miei veneti e dicono: ma il presidente cosa fa? Adesso si mette a parlare di politica. Non l'ho mai fatto, non lo farò. No comment anche da parte dell'eurodeputato e storico segretario veneto della Lega Nord, Tony Darè, a rischio espulsione dal partito dopo aver definito Salvini un cretino da buttare giù.
Cosa sta succedendo? Niente. No, non... Niente. Ciao. Ma la Lega come sta? A Zaia non direi nulla. Ci salutiamo sempre volentieri. Ma noi siamo da sempre molto attaccati a quella che è la nostra bandiera, la bandiera col leone, siamo attaccati alla Liga Veneta, dopodiché sappiamo che facciamo parte di un partito nazionale, però la nostra identità è sempre molto forte. Si parla anche di Fedriga, è possibile? Si parla molto oggi, è normale che si parli molto ed è positivo, vuol dire che c'è confronto, c'è dialogo. Fedriga io l'ammiro. Quando parla, parla non come Salvini che le butta là, non so, sembra più un uomo da spettacolo che da presidente. Però dal mio punto di vista, quando arriviamo prima dell'estate, alle casca tutto, finito scuola e andiamo a votare ancora. Perché con le europee la Lega andrà a picco? Esattamente. No, la Lega sta benissimo, ci sono i gufi che pensano e cercano di trasmettere questa sensazione. D'altronde abbiamo la regione, abbiamo un sacco di sindaci, siamo al governo, abbiamo un viceministro, abbiamo il miglior governatore d'Italia. Se non dovesse passare il terzo mandato, lei cosa farebbe? Ma mi compro un cavallo, l'ho sempre detto. Allora, voglio ripartire dall'onorevole Nevi e le chiedo se c'è una qualche preoccupazione per quello che sta succedendo dentro la Lega, perché poi uno può far finta di non vedere, però oggettivamente è un momento particolare per Salvini. No, no, guardi, io ho preoccupazioni solo di fare bene all'interno del mio partito, stiamo lavorando molto, c'è grande entusiasmo, Forza Italia sta andando, quindi non mi occupo degli altri partiti, ci mancherebbe altro. No, lei ha ragione, altro. Però io non le chiedo di occuparsi del partito di Salvini in senso stretto, è solo che se uno dei partiti ha una difficoltà, quella poi inevitabilmente ricade anche questo assolutamente, sulla maggioranza di governo. Questo assolutamente sì, infatti noi lo diciamo sempre, che non è che auspichiamo che la Lega perda consensi, noi auspichiamo che Forza Italia acquisisca consensi come tutte le altre forze del centrodestra in modo che si possa continuare a governare con il sostegno di tanti italiani, come diciamo tutti i sondaggi ogni giorno ci testimoniano. Poi dopo adesso questa vicenda della Sardegna chiaramente ha un po', diciamo, fatto così bene all'umore del centrosinistra, e questo lo capisco, ci mancherebbe altro. Adesso serenamente vedremo. Gubidosa ha detto una cosa giusta che io condivido, cioè qui stiamo parlando delle elezioni in Abruzzo e quindi gli abruzzesi dovranno decidere se Marsilio è stato capace di governare e merita la riconferma oppure no. Ma indipendentemente da tutto questo, come avevamo detto in Sardegna, l'abbiamo detto nelle elezioni precedenti che abbiamo vinto sempre, questo non c'entra nulla con quello che stiamo facendo a livello nazionale, dove governeremo insieme per 5 anni senza grossi scossoni. E non c'è problemi. Giubilei perché? In nessun perché noi abbiamo effetto. Una coalizione, insomma, a e differenza... E non c'è nessun effetto, chiedo a Giubilei... Dell'altra parte. Perché qualcuno invece ha letto tra le varie cose... E c'è stato anche uno scambio, no, tra i partiti di governo, che ne dica l'onorevole Nevi, perché se c'è frizione fra i partiti e se tutti i giorni tra Fratelli d'Italia e Lega c'è una ragione di tensione, poi magari gli elettori non capiscono e c'è anche un pezzo di elettorato che... Ma teniamo due punti distinti. Uno sono le elezioni regionali, dove è indubbio che qualcosa non abbia funzionato e all'elettorato di centrodestra non piaccia, e aggiungo giustamente che all'interno della coalizione si litighi, perché quello che è accaduto in Sardegna con il candidato è uno, no, il candidato è l'altro, il comunicato stampa e contro il comunicato stampa, non è piaciuto agli elettori. Quindi un conto è una fisiologica discussione dentro una coalizione, un altro conto è quello che è avvenuto pubblicamente. Però questo mi sembra che tutta la coalizione l'abbia capito. Un altro discorso sulle europee, in cui invece si vota col proporzionale, e votandosi col proporzionale, quindi non essendosi le coalizioni, certo, è fisiologico che sé. Ognuno corra per sé, e quindi come giustamente il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno linee diverse, anche nel centrodestra. Non capire qual è il mio ragionamento. Se da una parte c'è un partito che è in difficoltà, che sente di essere in difficoltà e che quindi questiona tutti i giorni con un altro partito che è il partito di maggioranza, sì. E poi alla fine a rimetterci può essere il governo, no? Ma io non cioè, credo può essere che... la pace nel governo. Se Giorgia Meloni va da Biden e c'è la foto di Giorgia Meloni con Biden e Salvini immediatamente sente l'esigenza di esprimere il suo apprezzamento per Trump, forse poi il governo
Io la leggo più come una competizione in vista, la leggo più come una competizione in vista delle elezioni europee, tutto a posto. Che è all'interno del governo, ma è tutto a posto, nel senso, poi ci saranno sempre dei dialoghi e delle discussioni, perché sono tre anime che, anche se vogliamo culturalmente, c'è Forza Italia con un'anima più liberale, Fratelli d'Italia è un'anima più conservatrice, la Lega è un'anima più sovranista, e quindi su alcuni dossier ci sono fisiologicamente le differenze, se no ci sarebbe il partito unico. E se all'europea la Lega andasse particolarmente male, nessun pericolo per l'Italia. Quello potrebbe forse comportare all'interno della Lega per Salvini un dibattito e una discussione. È chiaro che gli attuali numeri già ci dicono che la Lega avrà un ridimensionamento in termini di europarlamentari, perché viene dalle elezioni del 2019 in cui era addirittura il secondo gruppo a livello europeo, poi alcuni europarlamentari li ha persi. Ad oggi, anche se prendesse il 10%, che è la doppia cifra cui ambisce Salvini, gli attuali europarlamentari dimezzerebbero e quindi ci sarebbe un ridimensionamento. Però credo che la soglia psicologica sia il 10%. E poi c'è il tema del risultato, questo di chiedere a Nevi, di Forza certo. Italia rispetto alla Lega. Mi aprite, certo. Nicola, arrivo ovviamente da Gubitosa. Nicola, eccoci. È andato via Salvini. Allora, Nicola, Salvini alla fine ha risposto a tutte le tue domande, mentre noi non eravamo collegati. Domanda. Quello è un classico, diciamo. Sì, abbiamo faticato un po', perché tra una strada e un ponte ogni tanto qualche domanda rispondeva. E ci ha detto, a proposito del dossieraggio, quanto aveva già accennato stamattina, che è una vergogna di stampo sovietico. In buona sostanza Salvini ci vede anche un progetto politico ai danni di particolari partiti, alla Lega soprattutto, ha detto prima, ha fatto riferimento anche a delle intercettazioni nei confronti della sua compagna. Poi abbiamo chiesto degli studenti che oggi lo contestavano, lui ci ha riferito qualche slogan nei suoi confronti, dicendo che era poco onorevole quel modo di protestare, proteste che comunque insomma sono andate, come abbiamo detto, tranquillamente, a differenza di altre che abbiamo visto. E poi sull'Abruzzo, io gli ho detto, dopo la batosta in Sardegna adesso andate verso l'Abruzzo, ha un po' rinnegato la batosta sarda, e sull'Abruzzo spera, è certo di una vittoria e spera in un risultato a doppia cifra. Questo è in sintesi quanto ci ha detto. Gubitosa. Guardi, dottoressa, lei parlava di pericolo per il governo. Io in realtà qui vedo invece un pericolo per i cittadini con questo governo litigioso, perché anche in Abruzzo, oltre a scegliere per le motivazioni che abbiamo detto, la sanità in Abruzzo, le infrastrutture in Abruzzo, e ripeto, non sulle promesse, ma su quello che hanno fatto in questi 5 anni, c'è anche un altro elemento, che questo governo è litigioso anche sull'autonomia delle regioni. Noi non ci dimentichiamo che c'è un decreto spacca Italia che lascerà regioni come l'Abruzzo indietro da un punto di vista scolastico, da un punto di vista sanitario, dove ci saranno delle regioni che negli anni passati hanno avuto di più e avranno sempre di più, e regioni come l'Abruzzo che saranno sempre di più abbandonate. Ora, quando si dice che il centrodestra sta perdendo in Abruzzo, è anche per questo, perché i cittadini vedono questo governo, vedono questo governo. È un film. Vada in mezzo alla. Lei c'è stato in Abruzzo? A fare campagna elettorale? Io ci sono stato e le garantisco che è una delle preoccupazioni più grandi dei cittadini abruzzesi, di tutti i partiti, anche di Forza Italia, anche della Lega, è l'autonomia delle regioni. Lì c'è una paura dei cittadini. Infatti, in molti dicevano, noi stiamo aspettando qui i deputati, i senatori, i parlamentari del Sud, nelle nostre regioni, per vedere cosa pensano di questi decreti. Anche lei, cosa lei perciò non è andato in Abruzzo, immagino, perché con un decreto spacca Italia, giustamente ha paura che secondo poi... Secondo me in Abruzzo Gubitosa ha parlato un po' troppo con i 5 Stelle abruzzesi. Assolutamente no. Però forse assolutamente mi no, anzi, ho quanto parlato all'autonomia con tutti i abbiamo votata, gli do una notizia. Guardi, perché io sono stai in Parlamento, ma fai finta di non starci. Anche alla quindi... vostra manifestazione, anche lì avevano paura i vostri elettori, ma del decreto spacca Italia. Ero invitato pubblicamente e le dico che anche lì decreto spacca Italia. No, diciamo come stanno le cose. Noi abbiamo convintamente votato il decreto per l'autonomia e quindi siamo tutti e tre tranquillissimi sulla bontà di quel provvedimento, che chiaramente abbiamo modificato pesantemente. Hanno litigato anche là, introducendo la questione dei LEP, i livelli essenziali dei essenziali di prestazione, e quindi
E quindi noi siamo tranquillissimi, anzi siamo convinti. I cittadini convinti no, voi siete quelli, tranquilli. Ma i cittadini ancora non lo vedono. Cosa sta dicendo? Quello che chi ha... se ne frega? No, noi ci interessa di cosa pensano i cittadini. Ci interessa cosa pensano loro. Ma è bello perché interpreta anche ciò che sta per dire, Levi. Sì, cioè lo anticipa nei pensieri addirittura. Adesso se troviamo un cittadino che ci dice che voterà contro Marsilio per l'autonomia, io sono disposto a pagare una pizza, diciamo, ecco, al di fare. Chiude il caffè, cioè, sì, allora venga con me in Abruzzo e gli io posso andare anche a una migliaia, si spinge, diciamo, alla pizza, migliaia. Alessio? Tiziana, c'è un rapido aggiornamento che arriva, scusate, dall'Ucraina, anzi dalla Russia per essere precisi. Le conversazioni intercettate degli ufficiali tedeschi mostrano il coinvolgimento diretto dell'Occidente nel conflitto in Ucraina. A parlare alle agenzie di stampa russe Dmitry Pieskov, il portavoce di Vladimir Putin. Diciamo che anche lì si alza la pressione, così come pure in Medio Oriente, perché c'è il conflitto tra... Si sembra sia stato ucciso tra i razzi lanciati da Israele il nipote di Nasrallah, che è il leader di Hezbollah, partito e milizia filoscita che opera nel Libano a livello militare e politico. Dopo la pubblicità arriva nello scavo e ci facciamo aiutare da lui a capire cosa sta succedendo oltre i nostri confini. Grazie a tutti gli ospiti per essere stati con noi. Qualche minuto di pubblicità e arriva nello scavo.